Buongiorno a tutti, sono Giovanna Martellato, sono Mobility Manager dell'ISPRA e vi ho invitato oggi a partecipare a un evento che ha per argomento il tema del Mobility Management. È un'occasione importante perché è un tema in questo momento che ha assunto una certa rilevanza perché la normativa ormai prevede un ruolo preciso per i mobility manager, ma è altresì importante capire come si può lavorare nel mobility management. Per questo si parlerà di reti e si parlerà della condivisione tanto dell'esperienza quanto degli approcci che ci possono consentire di affrontare questo argomento. Io intanto ringrazio i relatori per la loro disponibilità a mostrare le loro esperienze. E ringrazio i colleghi dell'ISPRA che mi aiutano, collaborano, l'area comunicazione e tutti quelli che Mobility Manager o che lavorano in questo settore si sono collegati a questo evento. Vi dicevo, allora, se aspettate un attimo, condivido lo schermo. Come vi dicevo, noi parliamo di mobility management e come ISPRA abbiamo una visione che si apre all'Europa e che ci ricorda esattamente con un piano d'azione che è stato pubblicato alla fine del 2020 che bisogna spingere il trasporto europeo, ma anche i cittadini, a prendere una via verso il futuro che sia, come vedete scritto, pragmatica, intelligente e verde. Significa quindi fornire ai cittadini alternative convenienti, accessibili, più intelligenti e più verdi. Sicuramente, questi concetti chiave possono essere fatti proprio dai mobility manager che proprio con i dipendenti lavorano con le persone. Si tratta quindi non solo di considerare i cambiamenti tecnologici che possono essere proposti, ma di rivolgersi a quelli che sono i consumi e le pratiche, le abitudini delle persone, in questo caso nella loro mobilità. A chi è rivolto l'evento? Dicevamo ai mobility manager, ma anche a tutti quelli che possono fornire i servizi o che si interessano di interagire con i mobility manager che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, così come nei comuni, così come negli istituti pubblici o nelle università o nelle scuole. Durante il workshop verranno presentate le esperienze in rete di alcune pubbliche amministrazioni, dell'Istituto dell'Istat, così come del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. Del mobility management universitario, focalizzando anche quello che è il tema della comunicazione. Nella seconda parte, invece, si potranno vedere alcuni strumenti per la gestione del mobility management a livello di area e di gestione locale. Perché le reti? Perché lavorare in rete, lavorando in rete si supera il concetto delimitato dell'area, è possibile ragionare anche a livello nazionale per acquisire dei dati che possono essere condivisi, allo stesso tempo potenziare le soluzioni e gli strumenti che vengono utilizzati nel mobility management. Ma questa è una brevissima infografica per dire chi siamo oggi a questo evento. Come vedete, molti mobility manager sono quelli, sono questi, ma anche molte persone che sono interessate al mobility management. Siamo in tutta Italia e stiamo condividendo l'Italia con varie parti d'Italia. E queste sono due piccole immagini che rappresentano le prime risposte, non sono state elaborate ancora tutte, al piccolo questionario che abbiamo collegato alla scheda di iscrizione che ci fanno capire già, diciamo in modo piuttosto rapido, quali sono le potenzialità e quali sono le criticità in questo momento per i mobility manager. Alla domanda di quali risorse disponi, no? Vengono risposte sì, risorse umane, economiche,
piuttosto che informatiche. Però se voi guardate questa torre bianca, vedete che non c'è Giovanna, nessuna risposta. Perdonami, sì? Giovanna, abbi pazienza, c'è una serie di partecipanti che vorrebbe che tu mettessi lo schermo intero perché le slide si vedono molto molto poco. Non saprei come risolvere il... Beh, io sto adesso posso solamente esporre perché non ho strumenti per migliorare la Va qualità bene, del video, purtroppo. Il mio è un semplice ok, va racconto. bene. Volevo solo dire che se guardate questa piccola torre bianca, ripeto, vedete dove non ci sono risorse. Quindi ci sarebbe da porre il tema che oltre a definire il ruolo del mobility manager, bisognerebbe anche capire di quale risorse dispone. E il grafico qua sotto, guardatelo solamente per i colori, rappresenta qualcosa che fa capire nel ruolo del mobility manager cosa va oltre il mero aspetto ambientale in senso stretto, perché il mobility manager interagisce con l'organizzazione, si rapporta con i dipendenti e consegue delle finalità ambientali. E proprio nel rispondere laddove ci sono le possibilità di interazioni, allo stesso tempo le criticità si rappresentano proprio nel suo approccio integrato, cioè è ancora, diciamo, c'è ancora da lavorare sul lato dell'interazione all'interno delle organizzazioni in cui lavora. E vi vorrei mostrare anche questa barra azzurra. Questa significa che vi sono delle rigidità legislative, oltre che procedurali, se vogliamo, che sono di ostacolo all'attività del mobility manager. Infine, vabbè, quello che ho già detto in rosso sono le carenze di risorse. Io con questo avrei già concluso e mi farebbe piacere sentire il saluto del nostro direttore generale, grazie al quale riesco a fare molte cose e a portare avanti molte iniziative. Mi sentite? Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, grazie Giovanna. Ma guardate, io penso che siamo in una situazione tutto sommato, diciamo, molto favorevole e molto interessante rispetto al tema più in generale della mobilità sostenibile, ma anche al collegato ovviamente anche con la parte software, cioè diciamo la parte di organizzazione della mobilità, perché siamo in una fase soprattutto dopo l'emanazione del Green Deal, molto prima del Recovery Plan, dove del Recovery Plan si parla, una delle 8 riforme del Green Deal è relativa alla mobilità sostenibile collegata alla digitalizzazione, quindi non solo alle tecnologie alternative, soprattutto l'elettrico, quando si parla di mobilità, diciamo in senso generale, oggi si spinge molto sull'elettrico, d'altronde basta guardare la TV, ormai ci sono solo pubblicità all'80% di auto, delle quali o ibrido o elettriche. Voglio dire, si può dare anche un giudizio parzialmente positivo su questo, però non c'è dubbio che dal punto di vista tecnologico c'è un salto rispetto al passato. Abbinato questo al tema della digitalizzazione, a mio parere rilancia anche tutta la parte della gestione dell'organizzazione della mobilità. In più, se si pensa all'accelerazione che la pandemia ha posto su alcuni temi come quello del lavoro agile, è evidente che siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione delle modalità di spostamento all'interno delle nostre città, soprattutto. No, addirittura siamo di fronte a un concetto diverso di metropoli urbana rispetto a quella che solo avevamo prima della pandemia, quindi la concentrazione dei servizi, logiche che oggi non sarebbero più, come posso dire, attuali. Per cui credo che sia un momento di grande interesse, che mette anche in crisi probabilmente alcuni punti fermi del passato, ma che può aiutare a ragionare su una mobilità dei cittadini e delle merci, dei cittadini in questo caso, ma potremmo anche ragionare ovviamente sulla parte delle merci, completamente diversa davvero rispetto a quella che era
solo prima della pandemia. Ripeto, c'erano già dei segnali. Chi si occupa di mobilità sostenibile e di mobility management, di modalità di mobilità dolce, sa che forse sono 30 anni, forse più, che si parla a questo riguardo. Io ho avuto nella mia vita, ho fatto tante cose, ho fatto anche l'assessore alla mobilità in una città che grossissimi problemi non ne ha mai avuti, anzi direi che per la bicicletta è sempre stata nelle prime posizioni a livello europeo, che è Ferrara. Però, ripeto, mi ricordo già negli anni 93-94 come si cominciava a ragionare di mobilità e di gestione della mobilità sostenibile con le figure dei mobility manager. Quindi sono passati una trentina d'anni, forse qualcosa di più, e non è che ci sono state delle rivoluzioni da questo punto di vista. Però, ecco, io credo che quello che tra le tante sfortune che ha portato questa pandemia ha però consentito di accelerare una serie di processi che erano già in itinere. Per cui io credo che sia veramente interessante, partendo dalle esperienze che sono state fatte in questi anni, dalle competenze che si sono accumulate, poter cominciare a ragionare su degli scenari diversi, anche innovativi, e credo che potrebbero trovare un interesse, credo, maggiore rispetto anche alla sensibilità politica che c'è stata fino adesso riguardo tutta una serie di temi. E non solo per un tema di natura ambientale in senso stretto, che comunque è importante, ma anche proprio in un tema di vivibilità del contesto urbano e di vivibilità in generale delle persone. Quindi è molto interessante questo periodo, interessante il lavoro che state facendo, e credo lo diventerà ancora di più. Per cui io mi sento di dare, per il mio piccolo, assolutamente un messaggio positivo. Un paio d'anni fa non l'avrei pensato in questo modo, cioè nel senso che mi sembrava che ci fossimo in una situazione molto stantia in cui, vabbè, si era diventato come un mantra parlare di mobilità sostenibile, ma in realtà se uno andava a vedere poi come quotidianamente le persone si muovono all'interno delle nostre città, si rendeva conto che non era cambiato assolutamente niente o comunque molto poco. Ecco, oggi io credo che la situazione sia molto, molto differente. Quindi l'invito è quello di tenere queste reti molto salde ed è davvero di non stancarvi a proporre anche soluzioni, diciamo, che possono sembrare avveniristiche, perché oggi queste soluzioni avveniristiche non sono più. Anzi, ripeto, insieme alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione diventano veramente il core di un certo tipo di sviluppo che credo tutti noi vogliamo che sia quello sviluppo più vincente, insomma, più a misura d'uomo e più compatibile con i ritmi di vita dell'essere umano. Solo queste poche cose, ma veramente col cuore. Grazie. Grazie, direttore. Grazie, perché l'augurio è uno stimolo per continuare a lavorare in questa direzione, perché l'hanno sempre fatto tutti per interesse e per passione, oltre che per diciamo una preparazione nella materia. Io passerei, chiedo una cortesia a tutti i relatori di tenersi nei tempi stabiliti, e avrò il compito di tenere questo tempo e sollecitare nel caso la chiusura. E presento subito il mobility manager dell'Agenzia delle Entrate, degli uffici centrali dell'Agenzia delle Entrate, Romeo Piazza, che ci racconta appunto della costruzione di una rete all'interno di questa amministrazione e di come abbia, diciamo, costruito un sistema informativo, un modo di acquisire i dati di mobilità dei dipendenti, insomma tutte le idee che ha sviluppato nel tempo. Eccoci, grazie, buonasera a tutti. Appunto vado a presentare il percorso che ci ha portato a creare una rete di 85 mobility manager distribuiti sul territorio italiano.
Allora, come si è costruita la rete? Siamo partiti nel 2017 con una situazione che vedeva la presenza di 3 mobility manager sul territorio italiano, 1 a Milano, 2 su Roma, 1 quelli su Roma dedicato agli uffici centrali e l'altro della direzione regionale del Lazio per gli uffici dipendenti da questa direzione sul territorio di Roma. Il salto di qualità, diciamo così l'ho chiamato, è avvenuto quando nel 2017 con la mia nomina ho chiesto se, come per le altre attività che l'agenzia fa a livello centrale, si dovesse occupare anche di coordinare e indirizzare il territorio e nel caso del mobility management ho chiesto se fosse il caso di sensibilizzare le direzioni a nominare i mobility laddove, come prevedeva la norma, ossia all'epoca il DM del 98, ossia la presenza di 300 dipendenti, lo imponesse. A questa mia domanda è stata risposta positivamente, quindi è stato effettuato un monitoraggio che ha evidenziato la necessità di nomina di 14 mobility manager, più quello centrale che lo coordinava, e quindi la direzione del personale ha fatto una nota, diramato una nota a tutte le direzioni invitando a comunicare il mobility manager e al mobility manager centrale, al sottoscritto, in modo proprio che si potesse costituire la rete dei mobility manager dell'agenzia. Il monitoraggio è proseguito anche nel 2019 perché a seguito della razionalizzazione degli immobili mobili, l'accorpamento quindi in unico spazio di più persone, appunto può succedere che si raggiunga il limite dei 300 dipendenti, vecchio limite, e quindi anche in quel caso nel 2019 abbiamo avuto occasione di nominare altre 6 mobility manager per arrivare ai 21. Il decreto rilancio del 2020 che ha posto il limite dei 100 dipendenti per sede, ha quindi comportato un nuovo analisi del fabbisogno di nomine e per Agenzia delle Entrate ha comportato la nomina di ulteriori 64 mobility manager. Quindi quest'oggi abbiamo 85 mobility manager distribuiti sul territorio italiano che ho l'onore e l'onere di coordinare. E andiamo un po' più, ma cosa deve fare questo coordinatore per aiutare i colleghi mobility manager? In primis deve fornire le informazioni di base sugli strumenti a disposizione, anche perché spesso i mobility manager vengono nominati un po' per sensibilità o per formazione professionale, ma non c'è una formazione specifica a meno che non la si organizzi, ed è quello che stiamo anche per fare in agenzia. Quindi all'inizio, per non lasciare, diciamo, i colleghi abbandonati a se stessi, è importante dare subito delle informazioni su cosa possono fare, quindi assistenza e consulenza, stimolo alla realizzazione di attività e monitoraggio delle azioni realizzate, perché poi vedremo, è importante, le azioni di mobility management in agenzia sono entrate anche nel piano delle azioni positive e quindi nel piano delle performance, e questo ha dato all'attività del mobility management, diciamo, un'importanza strategica. La condivisione delle informazioni è fondamentale perché, dicevo, aiuta i colleghi a lavorare, quindi dobbiamo quindi condividere documenti e strumenti che abbiamo a disposizione, chi ha più esperienza, con gli altri colleghi. Abbiamo in termini di informazioni una sezione mobilità sostenibile dedicata sulla intranet nazionale, con la quale, diciamo, scriviamo articoli ogni 15 giorni, sia per sensibilizzare i dipendenti a livello nazionale, ma sia anche
per tenere aggiornati i mobility manager. Altra attività che faccio è un'informazione su corsi e seminari formativi, oppure invito a proporre azioni comuni o a diffondere la buona pratica che il singolo mobility manager ha realizzato sul proprio territorio. Se mi va avanti, ok, strumenti di base, eccolo uno. Come faccio queste attività? Appena arriva la comunicazione della nomina del mobility manager, invio una mail al mobility nominato con il benvenuto e un po' il ben servito, ossia dando delle indicazioni sugli strumenti a disposizione. Il primo suggerimento che do a tutti quanti è quello di andare a contattare il mobility manager da questo è fondamentale per avere informazioni sia dal comune sulle attività che realizzano e sia per entrare nell'eventuale rete che c'è a livello comunale. L'informazione fondamentale del documento da realizzare, che è il piano spostamenti casa lavoro, e l'informo anche del strumento che l'agenzia ha messo a disposizione di tutti noi, un piccolo software con il quale si riesce a mandare il questionario a tutti i dipendenti direttamente sulle proprie mail, un link dove loro possono quindi collegarsi all'area dedicata, compilare il questionario, il mobility poi si ritrova dei file Excel da lavorare, commentare e quindi per completare il piano spostamenti casa lavoro. In questo software io metto a disposizione un questionario base nazionale che i colleghi possono modificare e quindi un sostegno anche per fare il piano spostamenti con un software, un questionario di base modificabile e l'esempio del piano spostamenti casa lavoro realizzato dagli uffici centrali, che è basato principalmente su quel questionario e quindi è anche facile prendere spunto e comporre il proprio piano spostamenti. La comunicazione fondamentale, dicevo, perché poi il mobility manager è principalmente un comunicatore, perché deve andare a sensibilizzare e cambiare le abitudini dei dipendenti verso la mobilità sostenibile. E quindi invito i colleghi a creare un'area mobility management nella propria intranet regionale, dove mettere i propri riferimenti, le informazioni del comune relative alla mobilità e le azioni realizzate dal mobility manager locale. Anche la vecchia bacheca fisica ha sempre, diciamo, il suo fascino, secondo me, ed è anche un modo per stare più in contatto con i colleghi, ed è un altro suggerimento che invito i colleghi a seguire. La sezione, come dicevo prima, l'ho già accennato, mobilità sostenibile sull'intranet locale, che serve appunto per sensibilizzare sia i dipendenti che i mobility manager. Invito gli stessi mobility manager a proporre articoli a carattere nazionale sulla mobilità sostenibile, ed è capitato che alcuni si sono proposti, abbiamo fatto articoli assieme. L'ultimo passaggio è dare le informazioni su quelli che sono anche altri progetti che possono proporre. Ma come mobility, che posso fare? Puoi fare convenzioni per prezzi di favore per il trasporto pubblico locale, l'acquisto, il noleggio di mezzi di trasporto sostenibile. Si può proporre la realizzazione di infrastrutture utili alla mobilità sostenibile, che possono essere realizzate dall'agenzia o in collaborazione con il comune o cercando finanziamenti. La promozione dell'uso del trasporto pubblico attraverso l'istituzione delle navette interaziendali, cosa un po' più complessa e dispendiosa, ma perché no, si promuove l'utilizzo del mezzo pubblico anche parlando con il mobility manager d'area o l'azienda dei trasporti locali e chiedendo che la fermata sia più vicina all'ufficio. Sono piccole cose che però poi fanno la differenza nei tempi per raggiungere l'ufficio, che è una cosa che su tutti i piani di spostamenti casa lavoro possiamo verificare come sia considerata fondamentale. I primi risultati della rete dei mobility manager, appunto, ho fatto accenno al fatto
fatto che l'azione di mobility management viene riconosciuta come azione positiva nel piano apposito e quindi rientra nel piano delle performance e quindi diciamo è un obiettivo strategico. La redazione dei piani di spostamento a casa lavoro che ormai viene realizzato da tantissime città fornendo quindi informazioni ai dipendenti e ai comuni e logicamente al mobility manager per scegliere quali azioni intraprendere. Abbiamo fatto azioni per la mobilità in bici, diverse convenzioni per l'acquisto e lo sharing, l'installazione di rastrelliere, abbiamo promosso il trasporto pubblico locale attraverso sconti, richieste di miglioramento del servizio o appunto le fermate più vicine agli uffici. Siamo riusciti a fare qualche azione di riduzione dell'utilizzo dell'automobile privata, abbiamo sperimentato lo scorso anno il carpool, nonostante il periodo di coronavirus, logicamente facendolo in sicurezza con la mascherina, soltanto due persone, una avanti e una dietro. Non è vero che non si può fare il carpooling di questo periodo, si può fare con la dovuta attenzione. Anzi, in questo periodo, lo dico a beneficio degli altri mobility, diverse aziende stanno promuovendo il servizio a titolo gratuito, quindi è un'occasione per sperimentarlo, anche se in ufficio stiamo andando poco, ma se andiamo poco è proprio per questo che è importante, perché il trasporto pubblico locale diciamo ha le difficoltà legate al contingentamento delle persone che possono salirci, quindi è bene che qualora ci sia la possibilità di condividere l'automobile in sicurezza questo venga promosso. Azioni per la riduzione dell'inquinamento, ossia la promozione e l'informazione sulla mobilità elettrica dolce e condivisa con diversi articoli che abbiamo pubblicato e, come dicevo, anche qualche soddisfazione che abbiamo vinto dei bandi di finanziamento per le azioni di mobilità sostenibile in alcune città, in particolare ricordo Venezia. Vado a concludere con gli ostacoli e le opportunità. Gli ostacoli in generale, questo non tanto della rete, ma in generale proprio dell'attività del mobility manager. Spesso questa attività non è esclusiva e quindi questo comporta un carico di lavoro ulteriore, non c'è un budget dedicato. In alcuni contesti il middle management non sempre è partecipativo, proprio pure perché questa figura, diciamo, essendo un'attività aggiuntiva dei colleghi, il middle management non vede questa necessità di collaborare in maniera perentoria, cosa che diciamo in alcuni contesti può frenare l'attività. Non sempre i mobility manager d'area sono attivi, in alcuni contesti territoriali mi hanno detto i miei colleghi che sostanzialmente non c'era proprio il mobility manager d'area nel comune o neanche nella provincia e quindi hanno dovuto mandare il piano spostamenti casa lavoro al comune, non capendo bene se questo lavoro verrà apprezzato e utilizzato nel contesto locale. E quella una novità tra gli ostacoli è la convinzione che lo smart working abbia ridotto le necessità di mobility management, cosa invece che la troviamo sostanzialmente tra le opportunità, perché è proprio la trasformazione che abbiamo delle modalità di spostamento a poterci, diciamo, a dare un ruolo maggiore alle attività di mobility management. Non la velocità di penetrazione dei veicoli elettrici è un altro elemento di opportunità per lavorare e creare iniziative per favorire tali spostamenti, perché comunque alla fine comportano una riduzione, un abbattimento dell'inquinamento. Specialmente se l'elettricità poi fosse prodotta con fonti rinnovabili. Le azioni di trasformazione della città, altra grande opportunità, è questa forse più di tutte, sempre a causa del Covid, diciamo, abbiamo visto che molte città hanno creato piste ciclabili temporanee o meno che siano, ma hanno rivalutato le zone 30, i servizi di prossimità. Tutto ciò
non fa altro che contenere gli spostamenti e portarli verso quella che è la mobilità dolce, che è l'obiettivo del mobility manager. Anche il decreto rilancio, dico io, che è una buona un'opportunità, perché la nomina del mobility manager nelle 1600 dipendenti comporta un fiorire di questa figura, che portano più progetti, più idee e quindi più buone pratiche da scambiarsi. Questo è il mio contributo per voi quest'oggi, questi sono i miei contatti e felice di collaborare con Romeo, Romeo, abbiamo già una domanda rapidissima a cui vuoi dare certo. La risposta e sì. Ad altre hai già risposto con la tua presentazione. Prego. Una che chiede, dove è possibile reperire l'elenco delle sedi dell'Agenzia delle Entrate che hanno nominato Mobility Manager? Allora, le intranet le stanno, considerate che le nomine si sono completate a dicembre scorso, le ultime nomine, però i mobility già sono tutti attivi e nella stragrande maggioranza dei casi hanno nella intranet della direzione regionale è presente già l'area mobility management e lì c'è il contatto col mobility manager. In tutti i casi, qui ci sono i miei contatti, qualora non si ritrovassero il contatto possono scrivermi, telefonarmi, massima disponibilità per fornire i riferimenti. La prima cosa che ho detto infatti ai miei colleghi è, mi raccomando, create subito l'area del mobility management, mettete i vostri contatti perché i colleghi è bene che abbiano la possibilità di contattarvi. Grazie. Prego. Passo ora la parola alla nuova mobility manager dell'Istat, la dottoressa Patrizia Grossi, che ci racconterà come ha iniziato questa attività piuttosto ponderosa e complessa. Grazie. Ricordo sempre il tempo. Salve, buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Martellato, l'ISPRA e tutti i partecipanti che ci ascolteranno oggi. Io sono la Mobility Manager dell'Istituto Nazionale di Statistica e il mio percorso professionale è prettamente statistico. Sono laureata in Scienze Statistiche e lavoro dal 96 all'Istituto Nazionale di Statistica. Generalmente mi sono occupata di produzione di dati e come ha detto la dottoressa Martellato, da luglio 2020 sono stata nominata Mobility Manager e rivesto anche un ruolo attivo come componente del Comitato Unico di Garanzia e sto seguendo un Master di Diversity e Disability Management. E oggi vi parlerò del piano spostamenti casa lavoro dell'Istat. Come tutti sapete, siamo qui per condividere il fatto che l'obiettivo del Mobility Management è proprio redigere questo piano spostamenti casa lavoro, proponendo un percorso verso una mobilità più sostenibile che tenga conto, delle esigenze dei dipendenti e permetta di ridurre progressivamente gli impatti sull'ambiente. E l'attività del Mobility Manager, come ha detto anche prima il dottor Piazza, è molto importante nel programma di responsabilità sociale e anche il nostro piano spostamenti casa lavoro è stato inserito nel piano delle azioni positive, nel piano della performance ed è finalizzato principalmente a proporre soluzioni ai temi del benessere delle persone e delle città procedendo attraverso l'ascolto degli stakeholder. In questa presentazione io brevemente vi racconterò come è stato strutturato il piano, qual è stata l'analisi della domanda, l'analisi dell'offerta, quali sono stati i confronti e le collaborazioni, la verifica della fattibilità per arrivare a definire gli interventi che sono stati messi in atto nel 2020 e che verranno messi in atto nel 2021. E la mobilità è il fattore chiave di un sistema complesso che ruota intorno all'organizzazione del lavoro e la metodologia di analisi è molto importante per realizzare un piano di azione che sia
efficace ed efficiente. Importanti sono le linee guida che ha fornito l'Enea per la costruzione di questo piano. Poi ognuno le personalizza e il piano, le proposte di azioni del piano ISTAT sono state articolate in 5 fasi: la fase di costruzione del base dati, l'individuazione di tutti gli interventi possibili o quelli più importanti, la verifica di fattibilità degli interventi e per arrivare all'attuazione e alla sua realizzazione. Ancora non è stato fatto l'importante fase di aggiornamento e monitoraggio che verrà fatto appunto da quest'anno. E per l'analisi della domanda sono state raccolte tutta una serie di informazioni necessarie per inquadrare la tematica sia per le sedi romane che per le sedi territoriali dell'ISTAT. E in particolare è stata fatta un'analisi spaziale della distanza fisica tra domicilio e sede di lavoro di ciascun dipendente, un'analisi temporale della distribuzione degli ingressi e delle uscite dal luogo di lavoro, oltre che un'analisi motivazionale della scelta del mezzo di trasporto che in attesa dei risultati dell'indagine sul benessere organizzativo promosso proprio dal Comitato Unico di Garanzia è stata realizzata attraverso l'analisi dei risultati di un progetto avvio del lavoro agile, dall'analisi dei risultati del questionario somministrato nella settimana europea della mobilità, ma principalmente dalla distribuzione delle richieste di sussidio per l'utilizzo del mezzo pubblico distintamente per sede di lavoro. L'ISTAT è un ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria che dal 1996 svolge la propria attività nel rispetto dei principi fondamentali della statistica ufficiale. La sua mission è fornire alla collettività una produzione e una comunicazione di informazioni statistiche, analisi e previsioni di elevata qualità. Lavorano all'ISTAT circa 2.000 dipendenti, 1.737 incidono su Roma e 1.000 addirittura nel polo centrale vicino a Stazione Termini, nelle nostre sedi di via Cesare Balbo e di via Agostino De Pretis. Altri lavorano a Parioli, nella sede di via Le Liegi, nella sede di Tuscolana, piuttosto che all'Eura, piazza Marconi. Poi ci sono 301 dipendenti dislocati sul territorio nazionale. Noi abbiamo gli uffici regionali nel capoluogo di regione e l'ufficio più piccolo ha 15 dipendenti, il più grande ne ha 30, quindi questa è la dimensione. Ora, per raccontarvi come è stata fatta l'analisi spaziale della distanza dei spostamenti casa-lavoro, noi abbiamo il database ovviamente fornito dalla Direzione Risorse Umane e tracciando quanto distano le abitazioni dalla sede di lavoro abbiamo verificato che ben il 26,5% dei dipendenti ogni giorno percorrono meno di 5 km per raggiungere la sede di lavoro, quindi 10 tra andata e ritorno. Però abbiamo delle situazioni critiche, ovvero abbiamo il 3,2% dei dipendenti che giornalmente percorrono tra i 200 e i 600 km e l'1% che ne percorre addirittura oltre i 600 km. Tuttavia, insomma, il 60,6% dei dipendenti diciamo che è abbastanza agevolato perché ne percorre al massimo 20 tra andata e ritorno dal domicilio alla sede di lavoro. Interessante è stata anche l'analisi fatta sulla distribuzione degli ingressi per dipendenti per sede. E i risultati sono stati sbalorditivi. Noi ci aspettavamo una concentrazione nella fascia oraria dalle 8 alle 8:30, massimo alle 9, e invece è stato interessante verificare che c'è un'equidistribuzione. Mediamente un 20% dei dipendenti entrano in fasce orarie differenti, c'è una piccola concentrazione, ma veramente piccola, del 25% dalle 7:45 alle 8 e invece una leggera meno concentrazione nella fascia oraria dalle 9:30 alle 10.
E come dicevo prima, l'analisi motivazionale dal mio punto di vista è molto interessante, ovvero perché si sceglie il mezzo di trasporto e quale mezzo di trasporto si sceglie. Interessante è stata l'analisi condotta in base all'erogazione del contributo che l'Istat dispone a favore dei propri dipendenti per l'utilizzo del mezzo pubblico. Sono stati analizzati i dati del 2018 e del 2019, e più significativi ovviamente quelli del 2018, in cui sono stati erogati ben 801 contributi ai dipendenti, circa il 40%. Questo ha dimostrato che in alcune sedi di lavoro, tipo Napoli, Mestre, Bologna, Torino, ma anche Milano e Genova, più del 50% dei dipendenti, ma addirittura fino al 73%, utilizza giornalmente il trasporto pubblico locale. Anche i dipendenti della sede del Polo Centrale di Roma, comunque, per raggiungere la sede hanno utilizzato il trasporto pubblico locale. Siamo in attesa di importanti informazioni che deriveranno dall'indagine attualmente in corso sul benessere organizzativo promosso dal CUG. Per quanto riguarda l'analisi dell'offerta, nel 2020 l'offerta di mobilità ha riguardato esclusivamente i dipendenti delle sedi di Roma. L'offerta di mobilità per i dipendenti distribuiti sul territorio verrà eseguita nel 2021 grazie all'azione della rete dei referenti territoriali della mobilità costituita proprio a gennaio di quest'anno. E in linea con quanto è stato realizzato per le sedi romane, la rete dei referenti territoriali per la mobilità dovrà principalmente individuare l'accessibilità a parcheggi auto pubblici e privati nelle vicinanze della sede per stipulare eventuali accordi, individuare i principali operatori di mobility sharing locali con cui attivare convenzioni, analizzare le esigenze di ciclabilità, verificare la necessità di prevedere bus navette, analizzare l'accessibilità al trasporto pubblico locale, analizzare la possibilità di creare un carpooling, verificare la necessità di promuovere l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica e individuare la possibilità di avere degli incentivi green. E altro, cioè ogni territorio avrà le sue peculiarità e quindi potranno venire fuori esigenze e iniziative ulteriori. Per quanto riguarda le collaborazioni e i confronti, c'è stata una fase di confronto con la rete dei mobility manager e credo che più tardi ne parlerà l'ingegner Pasotto. Roma Capitale, con l'intento di valorizzare il ruolo dei mobility manager, si è fatta promotrice della convocazione di una serie di tavoli tecnici molto interessanti, in cui le principali tematiche sono state la gestione del trasporto pubblico, l'estensione della rete ciclabile, piuttosto che l'individuazione di azioni per favorire la mobilità condivisa in sharing o bus navette. E le principali leve individuate sono state consolidare il lavoro agile e promuovere il co-working, prevedere servizi bus navette, favorire lo sharing mobility e il carpooling. Importante dal mio punto di vista è anche la fase di confronto con le organizzazioni sindacali e le RSU rappresentative dei lavoratori, perché questo confronto aperto con loro, che rappresentano visioni e interessi diversi, non può che contribuire a una mappatura delle situazioni di maggior disagio di servizio e contribuire al tempo stesso alla costruzione di soluzioni. Finora sono stati organizzati due confronti che sono pubblici perché sono stati pubblicati sul sito della CGIL ed è in programma un incontro con le organizzazioni sindacali e le RSU territoriali e la neocostituita rete di territoriale della mobilità. E per la verifica della fattibilità degli interventi individuati c'è stata una fase di confronto con l'amministrazione per valutare quali delle azioni ipotetiche da mettere in campo avessero un impatto organizzativo, quale un impatto organizzativo e anche tecnico e quale anche un impatto economico.
e alla fine di questa fase di confronto sono stati definiti gli interventi per l'anno 2020 e per l'anno 2021. Per l'anno 2020 sono stati stipulati degli accordi, delle convenzioni con gli operatori di sharing mobility. È in atto l'adozione, perché ci ha avuto dei ritardi, era previsto per il 2020, ma diciamo che è in atto adesso l'adozione di un regolamento per l'accesso e il parcheggio delle biciclette pieghevoli in sede e la creazione e gestione di una pagina intranet per la mobilità. Per il 2021 ovviamente si pensa a fare un'analisi degli effetti del potenziamento del lavoro agile. Si spera di creare un servizio di carpooling e individuare laddove è necessario il servizio di bus navette. La cosa importante, appunto, che è già partita è il coordinamento di questa rete dei referenti territoriali per la mobilità, che dovranno redare i 17 piani spostamento casa lavoro. E nel 2021 sarà anche importante attivare la fase di aggiornamento e monitoraggio e valutare se gli eventi messi in cantiere hanno portato dei benefici e fare una nuova progettazione. Questo è il sito, la pagina intranet che è stata dedicata al mobility management, è stata creata da alcuni informatici molto bene, si linka alle news, agli argomenti di discussione, ai link utili, alle presentazioni. E molti hanno visto, come tra le ultime notizie, che appunto oggi si teneva questo convegno dell'ISPRA. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono qui per le domande se ci sono, mi potete comunque scrivere a mobilitymanager@istat.it e se siete interessati a vedere nel dettaglio il piano spostamenti casa lavoro che è stato redatto dall'Istat, potete andare sul sito esterno amministrazione trasparente e altri contenuti responsabili della mobilità. Vi ringrazio. Grazie Patrizia, perché ci hai reso possibile spiegare come si possa lavorare bene come mobility manager quando il mandato dell'amministrazione, della direzione è chiaro, quando vengono definite evidentemente delle risorse o già esistono delle risorse investite sul miglioramento della mobilità casa lavoro e sul benessere organizzativo delle persone. Perché ci sono degli strumenti giuridici e delle accordi e convenzioni che si possono fare, evidentemente, infine anche un supporto interno alla propria attività. E quindi non è il mobility manager che deve fare tutto da solo insieme ad altre cose che le vengono assegnate. Quindi questo ha permesso di comprendere come si può procedere quando ci sono tutti questi presupposti di contesto per lavorare. Grazie ancora. Grazie. Invito ora a un'altra nuova mobility manager, collega del Sistema Nazionale per la protezione dell'ambiente, Katy Lorenzetti di ARPA Veneto, con la quale abbiamo cominciato a collaborare con altri progetti di Citizen Science in varie occasioni e che è anche Mobility Manager diventata di ARPA Veneto, che ci racconta la sua esperienza. Grazie Giovanna, buongiorno a tutti. Io veramente vi ringrazio tanto per l'invito, ma anche per aver organizzato questa giornata ricca di spunti e di confronti, perché anch'io, come la precedente mobility di Istat, sono stata nominata a luglio dell'anno scorso, per cui è stata un'attività per me nuova, anche se l'avevo iniziata nei tempi dell'università, però per il Veneto, comunque per ARPA, era comunque una nuova esperienza, perché mi occupo delle emissioni da trasporti per l'inventario regionale principalmente. E devo dire che ARPAV aveva già comunque prima di me individuato dei mobility manager, e quando io sono arrivata ho pensato subito a fare un'analisi dei fabbisogni dell'anno 2021, quindi per vedere cosa si poteva mettere in atto tra il 2020 e il 2021, e ho trovato appunto che già c'era una convenzione stipulata con Trenitalia
per gli abbonamenti annuali in convenzione, alla quale avevano aderito 40 dipendenti. E purtroppo, come tutti, abbiamo dovuto fare i conti con l'emergenza Covid-19 e quindi con i cambiamenti esterni che stiamo tuttora vivendo e soprattutto con una quota considerevole di dipendenti in telelavoro, quindi quasi l'80% dei dipendenti di ARPAV. Diciamo che fanno eccezione il personale dei laboratori, la vigilanza e chi fa i controlli sul territorio. E, malgrado questo, sono arrivate comunque 30 proposte di nuove convenzioni da attivare che riguardavano sia altri vettori del trasporto pubblico locale rispetto a Trenitalia, quindi su ferro un altro gestore, più i gestori su gomma, e poi, come potete vedere dal grafico, anche alcune richieste per quanto riguarda l'attivazione di parcheggi convenzionati per auto o per biciclette. Quindi mi sono attivata subito in tal senso. E quello che vedete in questa slide è l'indice del sondaggio sugli spostamenti casa-lavoro, che poi è diventato anche l'indice del piano spostamenti casa-lavoro che è stato adottato. E per questo ringrazio davvero di cuore la dottoressa Toro, direttore dell'area giuridico-organizzativa di ARPAV, perché ha accolto con molto entusiasmo la mia attività e fatta in pochi mesi e adottata già il 30 dicembre con deliberazione del direttore generale di ARPAV, il dottor Marchesi. E quindi potete vedere che oltre ai classici sondaggi sulla mobilità casa-lavoro, sul mezzo di trasporto utilizzato, c'è una parte considerevole che è quella che riguarda la propensione al cambiamento, la condivisione dell'auto e anche quelli che sono dei valori di base ambientali sui quali i dipendenti potrebbero fare leva. Ho inserito poi una analisi, cogliendo l'occasione di questo sondaggio, sul parco auto del personale ARPAV, perché secondo me era importante anche vedere se appunto c'erano delle criticità in tal senso. E devo dire che c'è stata una buona risposta, perché su 858 dipendenti sono state raccolte 392 risposte, pari al 46% del totale dei dipendenti. È un piano che nel breve e medio periodo dà già comunque delle attività da mettere in campo, quindi alla fine del 2020 e soprattutto in questo 2021. E come prima cosa volevo dirvi che per lo spostamento casa-lavoro ARPAV ha 18 sedi nel territorio regionale e nel grafico vedete quali sono quelle che hanno un maggior numero di dipendenti. Quindi Padova al 16% del totale, perché è anche la sede centrale dell'agenzia. Poi abbiamo Treviso, perché oltre a essere sede di un dipartimento provinciale ha anche due importanti osservatori regionali. Venezia, che oltre anche qui ad essere sede di un dipartimento provinciale ha anche il dipartimento regionale laboratori, che si divide anche con una quota parte a Verona, vedete, oltre ad un altro osservatorio regionale. Quindi i dati fin qui aggregati, fin qui elaborati, diciamo, sono in forma aggregata, però tutte queste sedi hanno delle loro caratteristiche che adesso mi appresterò nei prossimi mesi ad analizzare. Guardando poi lo spostamento, quindi l'origine e destinazione dei dipendenti, notiamo che solo il 30% si svolge all'interno del proprio comune, a cui si aggiunge un 44% che si muove all'interno della propria provincia e un 25% all'interno della propria regione, ma si muove da una provincia all'altra. Abbiamo solo l'1% dei dipendenti che provengono da fuori regione. Per quanto riguarda le soste lungo il tragitto, abbiamo un terzo dei dipendenti che fanno una sosta e le motivazioni principali sono state quelle di accompagnare qualcuno, quindi un familiare o i bambini a scuola, e per quasi la metà di cambiare il mezzo di trasporto, quindi soprattutto passare dal mezzo individuale al mezzo di trasporto pubblico. E questo grafico che vedete è solo un preliminare, diciamo, per il quale ringrazio il mio collega Massimo, e tiene conto di tutte quelle che sono le direttrici dei dipendenti, quindi nella metà di sinistra tra le province di origine e nella metà di destra tra le sedi ARPAV di destinazione. Sono emerse da questa analisi
264 diverse opzioni che saranno comunque analizzate, perché è importante trovare dei percorsi comuni per poter fare poi delle proposte alternative comuni. Per quanto riguarda lo spostamento invece, quindi la tipologia di spostamento, abbiamo chiesto anche se il tragitto variava per quanto riguardava il ritorno rispetto all'andata, e circa la metà dei dipendenti hanno dichiarato che il tragitto è lo stesso tra andata e ritorno. Poi altre due domande riguardano invece l'orario di partenza per andare al lavoro e anche di arrivo in sede, perché ci serve questo per studiare l'ora di punta e soprattutto se ci sono delle criticità legate a particolari sedi. Si vede che più del 50% dei dipendenti parte tra le 7 e le 8 del mattino e l'ora di arrivo in sede è per il 65% dei dipendenti compreso tra le 7:30 e le 8:30. Il tempo impiegato per andare al lavoro, considerando solo il tragitto di andata, per la maggior parte delle risposte è compreso tra 15 e 30 minuti. Diciamo che per la maggior parte dei dipendenti, pari al 74% del totale, si concentra sotto i 45 minuti. E abbiamo chiesto anche cosa fanno i dipendenti in questo tempo di viaggio. La maggior parte, quindi per la metà dei dipendenti, ha risposto che ascolta l'autoradio o pensa alle proprie cose. E queste sono delle osservazioni utili poi facendo una proposta di carpooling, quindi cercando di incrociare domanda e offerta con le preferenze individuali. Nei mezzi di trasporto utilizzati per gli spostamenti si nota che l'automobile è la prescelta per il 50% delle risposte, mentre un 16% riguarda il trasporto pubblico su gomma e su ferro. Siamo comunque stati stupiti di trovare un 15% di dipendenti che utilizza la bicicletta e anche un 12% che si reca al lavoro a piedi. E ho poi richiesto quali fossero le modalità di trasporto utilizzate, se una sola o più modalità, e il 56% ha risposto che utilizza una sola modalità di trasporto, e purtroppo qui l'automobile schizza quasi all'80% delle risposte. Rimane però alto il numero di dipendenti che utilizza la bicicletta, pari al 10%. E quindi possiamo dire che la maggior parte dei dipendenti non cambia mezzo di trasporto per quanto riguarda il ritorno rispetto all'andata, e non cambia neanche mezzo di trasporto stagionalmente. Quindi il 77% del totale ci ha detto che utilizzerebbe lo stesso mezzo sia all'andata che al ritorno. La bicicletta abbiamo visto che è pari al 15% del totale, e per chi utilizza l'auto invece siamo andati a chiedere dove parcheggiano il proprio mezzo. Quindi il 78% delle risposte di chi utilizzava l'auto come unico mezzo di trasporto ha dichiarato di parcheggiare internamente all'azienda, nel parcheggio libero, per il 70%, condizione che però non è rappresentabile in tutte le sedi, perché alcune non dispongono di tanto spazio, e quindi c'è anche la ricerca di spazio libero lungo la strada nei parcheggi fuori dalla sede. Solo un 5% dei dipendenti utilizza dei parcheggi a pagamento esterni. Poi abbiamo chiesto quale fosse il motivo del non utilizzo della bicicletta o del trasporto pubblico. E, come si può vedere, per quanto riguarda la bicicletta, a sinistra il 37% dei dipendenti ha detto che è troppo distante dalla sede di lavoro. Il 17% che deve gestire impegni familiari, come recuperare i figli a scuola. E il 16% ha dichiarato però che non c'è una pista ciclabile o comunque il percorso non è molto sicuro per raggiungere la sede di lavoro. Per quanto riguarda il mezzo di trasporto pubblico, diventa come prima risposta, pari al 26%, quella di dover gestire degli impegni familiari, e poi il 25% delle risposte riguarda l'assenza di servizi frequenti. E poi un 17% ha detto che non vuole essere vincolato ad orari fissi. Scusate che non riesco a capire perché non va avanti. Eccoci qua. E
Arriviamo poi alla propensione al cambiamento e quindi una domanda clou è stata se i dipendenti avrebbero accettato degli incentivi economici per abbandonare l'auto per un anno per recarsi al lavoro. E qui il 44% delle risposte ha detto no, che non abbandonerebbe mai l'auto. Un 40% ha detto sì e un 16% ha detto sì, ma solo se ci fosse un incentivo maggiore di 500 euro all'anno. E questo ha generato poi una domanda, cioè qual è la soglia limite oltre la quale un dipendente abbandona il proprio mezzo individuale per passare al mezzo di trasporto pubblico. E abbiamo chiesto anche ai dipendenti cosa avrebbero voluto ricevere da ARPAV come premio economico. E qui vedete che la maggior parte ha dichiarato che vorrebbe un buono per l'acquisto di un abbonamento al trasporto pubblico pari al 18% o per l'acquisto di una bici elettrica oppure un contributo monetario per chi utilizza la bici, ad esempio con il bike to work. E da notare che tra chi ha dato la preferenza altro c'è stata anche la dichiarazione che un dipendente, soprattutto di un'agenzia ambientale, dovrebbe fare una scelta di tipo etico soggettivo e non cambiare modalità perché c'è la concessione di un incentivo economico. Abbiamo poi chiesto quali potrebbero essere le politiche o i servizi che ARPAV potrebbe utilizzare per incentivare la mobilità sostenibile. Qui diciamo sono emerse le giornate da effettuare in telelavoro per la maggior parte dei dipendenti, pari al 40%, e poi anche quello di utilizzare la flotta aziendale per spostamenti casa-lavoro, ma anche di missione sul territorio, ad esempio per chi si deve recare in più giorni consecutivi nello stesso posto e quindi non deve, alla fine dell'orario di servizio, tornare in sede per portare l'auto di lavoro e prendere la propria per tornare a casa, quindi si ridurrebbero notevolmente gli spostamenti e anche le emissioni conseguenti. E un 10% richiederebbe una maggiore flessibilità degli orari di entrata e uscita dal lavoro. E, ho inserito poi qui a sinistra altre proposte perché alcune sono proprio attivabili da subito da un'agenzia senza particolari costi, quindi ad esempio quello di avere dei permessi orari supplettivi, oppure il trasferimento in sedi ARPAV più vicine a casa, oppure un ritorno economico sulla trasferta. Altre prevedono invece di avere un punto di ricarica elettrica nelle sedi dell'agenzia che possa essere utilizzato anche per i propri scopi, oppure l'acquisto di scooter elettrici per gli spostamenti fra sedi della stessa città, o sostenere parte della spesa dell'abbonamento al trasporto pubblico locale. Qualcuno ha anche detto che lascerebbe gli incentivi ad ARPAV per acquistare biciclette e mezzi a metano o elettrici per la propria flotta aziendale. Per quanto riguarda la condivisione dell'auto e quindi la possibilità di effettuare il carpooling, il 22% dei dipendenti ha detto che lo farebbe, ma non con chiunque, e il 13% non lo farebbe mai, il 17% lo ritiene interessante, però utilizza già o la bicicletta o il trasporto pubblico locale. Diciamo che è fondamentale trovare dei colleghi che hanno gli stessi itinerari e orari e che non hanno impegni familiari che lo impediscono. Poi c'è anche chi ci ha detto che lo fa attualmente o lo faceva in passato, oppure che non potrebbe farlo per l'attività che svolge, ad esempio di attività che lo impiega molto sul territorio. E per quanto riguarda le convinzioni, quindi i valori ambientali più importanti per un dipendente, diciamo che, come diceva il dottor Bratti, le auto elettriche, quindi il fatto di incentivare la mobilità elettrica, è stata la prima risposta che i dipendenti hanno dato. E poi il fatto che non ci siano abbastanza piste ciclabili, quindi sarebbero da incentivare le infrastrutture prima di passare alla bicicletta. E il 20% ha detto che servono invece politiche di limitazione dell'auto per incentivare scelte di mobilità a minore impatto ambientale. Anche qui segnalo, tra chi ha dato la preferenza altro, che molti spostamenti dichiarano di poter essere eliminati perché non sono necessari, oppure che potrebbe essere potenziato lo smart working per una maggiore conciliazione con gli impegni familiari, o ancora trasferire i dipendenti nelle sedi più vicine a casa, riducendo quindi molto la percorrenza. Poi c'è stata
una denuncia di mancanza di efficienza nel trasporto pubblico locale, di corsie preferenziali oppure di percorsi riservati per potenziare la ciclabilità. Ciclabilità che va anche comunque formata per quanto riguarda la cultura di rispetto del ciclista, perché abbiamo parlato molto anche di sicurezza durante la settimana europea della mobilità sostenibile, quindi è importante puntare anche su percorsi sicuri e di nuovo si ritorna anche alla promozione della mobilità elettrica. E abbiamo diciamo ancora finito il tempo, se riesci. Ah, ok, allora posso lasciare anche da parte il parco auto del personale ARPAV per parlarvi di quali sono le attività del 2020 e le iniziative del 2021 che sono state messe in atto da ARPAV. Quindi l'estensione per quanto riguarda il trasporto pubblico locale delle convenzioni con gli altri vettori esistenti in Veneto e una convenzione con un organismo della regione Veneto che si chiama OCRAD, a cui ARPAV ha aderito. OCRAD offre attività culturali, ricreative e assistenziali per i dipendenti della regione, però tramite ARPAV abbiamo inserito anche degli incentivi per proposte di mobility manager e ARPAV darà un contributo annuo totale di 60.000 euro, quindi vediamo di riuscire anche ad ottenere diciamo, delle buone risposte dai nostri dipendenti. Questo consente già di attivare l'abbonamento al trasporto pubblico locale anche durante l'anno, quindi facilitando chi decidesse poi di aderire al trasporto pubblico dopo l'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda la bicicletta, abbiamo visto che è molto diffusa a Padova, sede centrale dell'agenzia, ma cercheremo di studiare anche le altre sedi dell'agenzia per vedere se ci sono delle caratteristiche fisiche e tecniche per installare delle pensiline per parcheggiare le biciclette in sicurezza e al riparo dagli agenti atmosferici e inoltre cercheremo di attivare il bike to work. Per quanto riguarda i parcheggi, appunto avremo delle convenzioni specifiche con i gestori di parcheggi per ottenere delle buone tariffe per chi avesse necessità di recarsi al lavoro in macchina. E qui abbiamo l'incognita però della quota dei dipendenti al momento in telelavoro e quindi anche del fatto che molti spostamenti sono limitati per le particolari disposizioni sanitarie che stiamo vivendo. E questo l'avevo detto un po' prima, quindi abbiamo 18 sedi ARPAV e il lavoro futuro sarà quello di andare a individuare sede per sede quali sono i punti di forza e le criticità da risolvere. E per quanto riguarda le iniziative di partecipazione e le attività di supporto, c'è da dire che è stata attivata una casella di posta elettronica per acquisire delle proposte e suggerimenti da parte del personale e c'è da dire anche che il piano degli spostamenti casa lavoro è stato valutato in relazione anche alla riorganizzazione interna e agli altri piani che ARPAV ha redatto come il piano organizzativo del lavoro agile e il piano triennale delle azioni positive 2021-2023. E concludo con queste due ultime slide, quindi la partecipazione alle attività dell'SNPA che per noi è stata veramente importante durante il lockdown con il gruppo di lavoro che è nato, coordinato da ISPRA e con la rete dei comunicatori di SNPA, e vedo già Marco Talluri che poi presenterà in effetti il lavoro che abbiamo svolto. Abbiamo in questa immagine che vedete a sinistra l'ambasciatore della bicicletta di ARPAV, Andrea Dalla Rosa, che ha dato una sua testimonianza per la Settimana Europea della Mobilità e poi continuerà nel corso di quest'anno anche l'impegno a fare rete con gli altri mobility manager. E infine devo ringraziare l'ufficio stampa di ARPAV perché abbiamo fatto un'intervista per il cantiere delle donne, quindi delle giornaliste della zona di Padova che intervistano le donne per vari aspetti diciamo, che riguardano la cultura, la scienza o il mondo professionale e poi continuerà anche l'attività di formazione e di educazione alla sostenibilità per quanto riguarda le attività da presentare alle scuole. Io con questo ho concluso, mi scuso per aver sforato nei tempi e sono disponibile eventualmente per alcune domande o chiarimenti. Guarda, ti ringrazio Ketty, magari le domande le proponiamo un po' più avanti appunto in considerazione dei tempi e comunque mi pare che hai lasciato un indirizzo mail e ti possiamo girare perché ci sono alcune domande un po' più specifiche per cui sarebbe meglio procedere nell'inquadramento generale degli argomenti e poi affrontare quelle
specifiche. Mi pare che sia molto interessante, da tutto quello che hai descritto, anche un tema che è quello di capire come un'amministrazione possa, come si dice, prevedere ed erogare una qualsiasi forma di contributo alla mobilità sostenibile, perché il problema, dopo aver acquisito quelli che sono i desiderata, gli interessi dei dipendenti, bisogna capire anche su quale base di equità si possono distribuire dei contributi o degli incentivi per la mobilità sostenibile. Quelli sono uno dei temi che il mobility manager con la direzione si deve trovare ad affrontare, io penso. Certo. Quindi ti ringrazio. Grazie a voi. Passo la parola a Marco Talluri. Sì, grazie Giovanna. Coordinatore della rete dei comunicatori del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, lo dico per anche tutti gli altri partecipanti all'incontro che forse non sanno o non conoscono nel dettaglio come interagisce il sistema delle agenzie con ISPRA. E ci racconterà appunto alcune cose che riguardano le iniziative di comunicazione. Grazie Giovanna, grazie anche e soprattutto per questo invito che mi fa molto piacere, mentre sto cercando di aprire le preferenze di sistema che mi fa molto piacere perché in qualche modo mi riconduce al mio primo amore, nel senso che la mobilità, perché io ho svolto la funzione di responsabile della comunicazione di un'azienda di trasporto per 15 anni, dalla fine degli anni 80, e quindi sentire stasera questi interventi mi fa veramente molto, molto piacere. Non so, Giovanna, se sto condividendo lo schermo o no, perché... No, in questo momento non si vede, non te lo dà. Condividere lo schermo perché mi dà il... Hai aperto la presentazione sul PC, Marco? Sì, sì, c'ho tutto aperto. Allora, aspetta, porzione di schermo. Condividi. Perché mi chiede sempre la privacy, Benedetta, che è sempre una persecuzione... sul Mac. Allora, desktop, condividi, apri preferenze di sistema, sicurezza, privacy. Devi togliere la sicurezza. Sì, infatti. Allora, scusate. Allora, mentre Marco si occupa di aprire il suo file, ci sono un paio di domande interessanti a cui voglio dare un'indicazione. Uno riguarda il fatto di dare incentivi per i parcheggi auto dei dipendenti, a una scelta contro la mobilità sostenibile. Lo può essere se riguarda chi utilizza l'automobile da solo, però se si vincola un incentivo al parcheggio auto alla condivisione, quindi al carpooling, si orienta verso una misura di mobilità sostenibile. La seconda domanda è questa. Noi in passato abbiamo avuto dei problemi a condividere mezzi con i dipendenti di altri enti per questioni assicurative. Assolutamente sì. Vi dico che la mobilità sostenibile non ha ancora risolto tutti i problemi perché il sistema è predisposto per l'utilizzo dell'automobile. Quindi tutto il sistema funziona per l'automobile, incluse le assicurazioni. Quando ci si muove con scelte alternative, bisogna tenere in considerazione, informare i dipendenti che effettivamente non vi è una tutela totale dal punto di vista assicurativo, a meno che appunto il veicolo non abbia un'assicurazione integrativa. Questo è importante sicuramente, ed è importante anche eventualmente per disporre qualche modulo di scarico di responsabilità. Vedo che Marco ha ripreso e quindi possiamo cominciare. Sì, scusate il ritardo, ma la privacy è veramente un'ossessione. Lo è anche per i mobility manager, ti posso assicurare. Sì. È veramente una cosa infernale, diciamo.
il titolo del nostro intervento è l'intervento condiviso con un collega di ARPA Lombardia e l'ambiente ringrazia lo Smart Working, un'iniziativa promossa dalla rete dei comunicatori SNPA, aggiungo in collaborazione con per l'appunto con il mobility manager di ISPRA, quindi in primo luogo con la collega Giovanna e gli altri colleghi. Due parole solo sull'SNPA, perché lo diamo per scontato, ma visto che ci sono tanti partecipanti non è detto che lo sia. A differenza degli altri enti che sono intervenuti fino ad ora, tipo Istat, Agenzia delle Entrate, noi siamo un sistema a rete composto da 22 enti che complessivamente hanno circa 10.000 dipendenti in tutta Italia, con 22 sedi. Quindi capite bene quanto il tema della mobilità sia in qualche modo complesso nel nostro caso. La rete dei comunicatori, io appunto sono responsabile della comunicazione di ARPA Toscana, ma anche coordino la rete dei comunicatori del sistema, che si è costituito ormai da 6 anni e che ha appunto messo in rete i colleghi e le colleghe che svolgono attività di comunicazione e informazione in ISPRA e in tutte le agenzie ambientali, producendo, diciamo, coordinandosi per l'insieme delle attività di comunicazione, ma anche iniziando in questi anni a realizzare una gestione integrata tutto insieme di alcuni strumenti di comunicazione, quali il nostro notiziario Ambiente Informa, che arriva a circa 120.000 destinatari 2 volte la settimana, il sito del sistema, appunto, SNPA Ambiente, l'account Twitter e altre cose sono in progettazione. Nell'immagine vedete una delle più recenti riunioni fatte in videoconferenza. L'SNPA, come molti di voi che intervengono oggi a questa iniziativa, è stato buttato in qualche modo, ha imparato a nuotare, in questo caso a fare smart working, lavoro agile, in poche ore, in pochi giorni, in coincidenza con l'emergenza, con il lockdown di marzo e aprile. Il sistema ha fatto, attraverso la sua associazione, la sua ARPA, ha fatto un questionario in rilevate, appunto al 25 marzo, interno, per verificare quanto personale già dei 22 enti, e ripeto, questa è sempre una complessità che abbiamo, perché appunto non è facilissimo riuscire a raccogliere i dati di 22 enti in tempi rapidi. Nel giro di pochi giorni, appunto, il più del 70% del personale di queste 10.000 persone erano a lavorare in telelavoro, e il circa il 13% era ancora in presenza, perché ovviamente ci sono alcune attività svolte dal sistema di controllo ambientale, ad esempio attività di laboratorio, altre che non erano differibili, che comunque anche durante il lockdown di marzo-aprile sono state svolte in presenza dalle colleghe e dai colleghi. Dal nostro punto di vista, dei appunto comunicatori del sistema, noi abbiamo, in realtà non abbiamo avuto interruzioni, non abbiamo mai avuto interruzioni, perché l'attività di comunicazione ovviamente si presta a livelli di flessibilità che sono propri dello smart working, come per molti altri colleghi che si sono dovuti un po' improvvisare, perché già noi riuscire a lavorare insieme 22 enti anche in modo continuativo, citavo prima l'Ambiente Informa, la redazione che è composta dai colleghi di tutte le agenzie si riunisce tutte le settimane in videoconferenza, ma non da ora, dal 2016, e quindi in qualche modo eravamo un po' abituati. Quindi la quasi totalità della rete dei comunicatori era allora in smart working, ma lo è ancora. Dicevo Ambiente Informa, all'epoca avevamo
pubblicato 290 numeri, ora siamo a 380 e quasi 6.000 articoli. Tutto questo appunto con un collegamento in rete fra di noi. Proprio partendo dalla nostra esperienza, abbiamo pensato di in quelle settimane di proporre un'iniziativa per capire che cosa era successo e che cosa stava succedendo nei nostri enti, e come rete dei comunicatori, quindi con un'iniziativa che aveva ovviamente come punto di riferimento principale un'attività di comunicazione, prendemmo contatto con Giovanna come responsabile, come mobility manager di ISPRA, e poi dopo anche con altre colleghe e colleghi che svolgono questa stessa attività in altre agenzie, proponendo un questionario da sottoporre ai nostri 10.000 dipendenti. Questo è il testo, quello che vedete nella slide, è il testo della lettera che abbiamo mandato a tutti i 10.000 dipendenti, di cui abbiamo gli indirizzi perché appunto sono inseriti nella mailing list del notiziario. Il sistema messo a punto è stato molto semplice e veloce, un modulo di Google Drive, dove abbiamo cercato di raccogliere alcune informazioni molto, molto semplici e di cui abbiamo poi dato i risultati a giugno. Fondamentalmente abbiamo coinvolto appunto circa 10.480 dipendenti, quanto erano al 1 gennaio del 2020, e di tutti e 22 enti, cioè di ISPRA, delle agenzie ambientali regionali e delle due province autonome di Trento e Bolzano, che hanno risposto in circa 3.900. Quindi comunque una percentuale di risposta secondo noi abbastanza elevata, che ci ha permesso di poter avere alcune informazioni come minime ma significative sulle abitudini di mobilità, soprattutto in questo periodo, ma in qualche modo anche nei tempi precedenti. Il 4% ha dichiarato di essersi sempre recato sul luogo di lavoro. Il periodo di riferimento sul quale abbiamo fatto le domande era 1 marzo 31 maggio. Quindi il 4% ha dichiarato di essersi sempre recato sul luogo di lavoro, meno il 13% lo ha fatto per meno di 10 giorni, e il 63% ha lavorato da casa per più di 30 giorni. Qui sono i dati che poi sono tutti pubblicati per i 22 enti con le risposte pervenute. Alcune agenzie, il personale di alcune agenzie è stato, diciamo, ha risposto maggiormente. Ha parlato prima di Mecchetti, la collega del Veneto, per esempio, loro hanno avuto una percentuale di risposta quasi del 65%, come ad esempio la Sicilia addirittura all'80%, o le Marche il 69%. In altre regioni ci sono state risposte meno significative, ma comunque sempre abbastanza rilevanti. Come vedete nella tabellina ci sono anche le informazioni sul numero di sedi, sul numero di dipendenti e sulla presenza o meno del mobility manager. Parlavamo appunto con Giovanna che in qualche modo il prossimo, diciamo la prossima frontiera sarà quella di estendere il mobility manager anche a tutte le altre agenzie che hanno più di 100 dipendenti, che come vedete sono molte di più di quelle che lo hanno attualmente. Questo è il grafico con la distribuzione dei giorni di smart working effettuati, e queste sono le abitudini di mobilità dei dipendenti. Come vedete, anche nel nostro caso, come mi pare in una delle presentazioni precedenti, una quantità rilevante percorre un numero limitato di chilometri, circa il 39% percorre meno di 12 chilometri andata e ritorno per viaggio, che evidentemente
sarebbe, come dire, un presupposto favorevole per utilizzare una mobilità dolce. A fronte di questo, il quasi l'80% delle persone dichiara, anche fuori dal lockdown, anche fuori dal periodo dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, di utilizzare come principale mezzo di trasporto l'auto oppure la moto, lo scooter, comunque un mezzo a motore privato. Questo evidentemente mostra con chiarezza quanto ci sia da lavorare e quanto la rete dei mobility manager abbia lavoro da fare nel nostro caso. Io avrei finito la mia parte e che cederei la parola al collega Mauro Mussin che con me ha predisposto la presentazione. Marco, scusa, grazie, Marco. Ti lasciare la presentazione così non condivido sì, fatto. Lo schermo. Fatto. È una questione di pigrizia. Ma buongiorno a tutti, io sono Mauro Mussin di ARPA Lombardia, nella mia agenzia mi occupo di sostenibilità nel senso di Agenda 2030, quindi diciamo una sostenibilità, vorrei dire a 360 gradi, ma qua è più a 17 obiettivi, che sono gli obiettivi, 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Il coinvolgimento all'interno di questa questo lavoro che è stato fatto è un po' cresciuto nel tempo e il mio contributo è stato quello di cercare una modalità anche molto semplice e questa era la cosa più importante per cercare di capire quanto il lockdown avesse influito positivamente, ahimè, la situazione non era sicuramente diciamo così la migliore, la più auspicabile, ma insomma uno degli effetti del lockdown è stato quello di una riduzione delle emissioni. Siamo rimasti tutti a casa, quindi tutte le abitudini di spostamento sono state completamente stravolte. Basandoci su un po' su quello che era il questionario, abbiamo quindi cercato di capire quale fosse il beneficio in termini di tonnellate di CO2 risparmiata. Abbiamo fatto un calcolo molto semplice perché i dati che avevamo erano sicuramente piuttosto grezzi. La metodologia è sempre quella fondamentalmente, quindi si tratta di andare a prendere chilometri percorsi, di capire quali sono il parco di automezzi, veicoli a benzina, diesel, eccetera, eccetera. Abbiamo utilizzato i fattori di emissione del database dell'inventario delle emissioni di ISPRA e quindi abbiamo, diciamo così, macinato un po' tutti questi numeri cercando di trovare dei dati. Ecco, una delle cose più interessanti è stata quella di cercare un po' di dare una sensibilità anche alle persone sui numeri e per questo è stato utilizzato il dato in tonnellate, no? Perché il dato in tonnellate è quello che riesce un po' di più a rappresentare, a rimanere fisso nella testa. Quindi una volta che abbiamo calcolato le nostre 1884 tonnellate che abbiamo risparmiato come sistema delle agenzie in termini di emissioni, però sono tante, sono poche, quali sono le tipologie di confronti che si possono fare? Ovviamente qui si entra un po' in un campo dove ognuno dice la sua, dove una metodologia standard non esiste e dove si possono, diciamo così, declinare questi numeri in maniera diversa. Quindi abbiamo scelto così di trovare dei punti di ancoraggio di questa informazione e quindi andarla a declinare in quanti alberi si sarebbero dovuti piantare per ottenere lo stesso tipo di risparmio o quanti chilogrammi di carne si sarebbero dovuti non consumare o quanti milioni di chilometri si sarebbero dovuti non percorrere per ottenere esattamente lo stesso beneficio. Naturalmente qui dicevo, ad esempio sugli alberi da piantare ci sono i numeri più disparati sia in letteratura scientifica, ma perché è complicato, dipende da tantissimi fattori, quindi per forza nella semplificazione bisognerà anche accettare che i risultati non siano dei risultati come siamo abituati noi nel sistema delle agenzie a poterci mettere la mano sul fuoco. Sono risultati indicativi che però consentono comunque
un confronto rispetto alle altre queste fonti che vi ho fatto vedere. Quindi possiamo anche passare all'altra diapositiva che è un po' l'ultima, credo, o era questa l'ultima, non mi ricordo più. Ah, no, ecco qua. Un altro confronto sempre in tonnellate è quella sulle emissioni pro capite. Questo secondo me, ma tutto sommato mi sembra che sia stato anche condiviso in questi termini comunicativi, il dato proprio di emissione pro capite delle tonnellate di CO2 è un dato che sarebbe bene che rimanesse fissato nella testa delle persone, perché questo può consentire poi di fare tutta una serie di attività ulteriori, no? Cioè, se io so che la media italiana di emissioni di CO2 è di circa 7 tonnellate pro capite, posso confrontarla con quella degli altri paesi, scoprire magari che noi siamo abbastanza in media con la UE, siamo anche in media con la Cina, non siamo in media con Lussemburgo, Lussemburgo ha un'intensità, diciamo così, di CO2 pro capite molto più elevato, e quindi questo ci può consentire anche di fare un confronto più ampio, e se abbiamo bisogno di un po' di dati, qui vi ho messo qualche riferimento, in maniera tale che anche se da un punto di vista proprio della comunicazione serve andare un po' anche a fare una valutazione di quello che è il beneficio che ci attendiamo da una evoluzione della mobilità o dall'implementazione della mobilità all'interno delle nostre agenzie o comunque delle aziende, delle organizzazioni, questo può essere un punto di partenza. Io rimango a disposizione, se qualcuno ha delle domande o delle curiosità, e ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie molte. Intervento molto interessante, anche perché diciamo mi dà l'opportunità di agganciare un po' l'intervento, il mio intervento di adesso, che riguarda l'approccio comportamentale alla mobilità sostenibile. Chiedo, allora vediamo. Si vede o devo ingrandirlo ancora? Va bene, Giovanna. Si vede bene. Ok, grazie. Allora, mi sono occupata di approccio comportamentale al mobility management perché dopo anni di attività e di riflessioni, e compreso che il mobility manager è un facilitatore di scelte di mobilità sostenibile, e che l'analisi che svolge, oltre a quella che è di mera acquisizione dei dati sulle caratteristiche degli spostamenti casa-lavoro, è sempre un'analisi di tipo qualitativo. Perché un'analisi di tipo qualitativo? Perché si deve occupare di capire com'è che le persone effettuano le loro scelte e di come le appunto scelgono, piuttosto che di sancire delle regole in base alle quali dovrebbero agire. E perché sappiamo, abbiamo acquisito che tanto in ambito economico, ma in ambito di tutte le scelte quotidiane delle persone, noi non siamo guidati in assoluto dalla razionalità, ma abbiamo una razionalità cosiddetta limitata. Limitata da cosa? Da una serie di fattori che ci possono distrarre dalla scelta più razionale, per esempio dal punto di vista dell'ambiente. L'obiettivo è quello un po' di cercare delle linee guida che possano consentire un lavoro più approfondito ed efficace per i mobility manager. Vi dicevo, questi quali fattori, quando si analizzano le scelte di mobilità delle persone, influiscono? Sono dei meccanismi automatici, che sono le abitudini. Quindi la mobility manager lavora
per instaurare una nuova abitudine nella mobilità delle persone e deve tenere conto appunto di una serie di meccanismi cognitivi, i cosiddetti bias, euristiche, oltre appunto alle abitudini, ovvero delle semplificazioni che noi adottiamo come strategia per non analizzare qualsiasi degli eventi che ci capita durante una giornata, oppure piuttosto degli errori ripetuti che facciamo perché abbiamo preso dei punti di riferimento che non hanno considerato tutti gli aspetti di un contesto. Si aggiunge a questo che ognuno di noi ovviamente ha una sua formazione, una sua cultura ed è condizionata dall'ambito sociale in cui si trova ed ha delle attitudini. Cosa significa parlare di attitudine? È molto importante per la mobilità sostenibile perché diciamo l'attitudine della persona è quella che nel momento in cui si propone un cambio, una possibilità di scelta alternativa viene messa in gioco insieme a tutta una serie di fattori. È proprio una predisposizione mentale. Un piccolo appunto riguarda l'ambiente di scelta proprio perché noi viviamo in un periodo di emergenza sanitaria. Le scienze comportamentali ci dicono nel loro sviluppo qualcosa di più rispetto a quella che forse è conosciuta da voi come la spinta gentile. L'ambiente di scelta può essere certo, incerto e indeterminato. Ora, il periodo che viviamo è sicuramente indeterminato, un grande fattore che torna in gioco è quella dell'educazione a essere sostenibili. Il mobility manager lavora, informa e contribuisce ad educare a comportamenti di mobilità sostenibile. ISPRA da tempo mette in atto degli esperimenti per identificare quelli che sono focus group e per coinvolgere i dipendenti nelle scelte di mobilità alternativa. Proprio a partire da quello che era il primo questionario somministrato all'inizio dell'attività, si è compreso come anche con un'alta percentuale di partecipazione dei dipendenti, non è detto che si colgono tutti i focus, i gruppi a cui dirigere le offerte. E per questo c'è qualcuno che deve fare una domanda? Scusate. La necessità, l'occasione è stata quella delle varie campagne proposte di Bike to Work piuttosto che della Settimana Europea della Mobilità, è stato quello di cogliere quello che per esempio ha il gruppo dei ciclisti, che non era emerso così chiaramente dalla partecipazione al questionario generale. E sono stati così raccolti i desiderati, i fabbisogni che hanno portato a disporre nel tempo di parcheggi custoditi per le biciclette piuttosto che di spogliatoio con la doccia e di punto di ricarica. E un'altra attività di lavoro e di comunicazione riguarda anche quello del possibile calcolo dei benefici ambientali riferito alla persona, cioè un metodo di calcolo che non tanto forse ha una caratteristica scientifica specifica, ma fa comprendere da un punto di riferimento alla persona. Molto rapidamente, perché forse con i tempi non ci siamo, ho riassunto quelli che sono i punti che un approccio comportamentale focalizza per l'attività del mobility manager. Al primo, predisporre un contesto alternativo e regolato all'utilizzo individuale dell'automobile. È evidente che questo implica che funzioni in tutto, sia diciamo, a livello di azienda, di ente, di amministrazione, ma anche nel contesto urbano. Due, attivare quello che viene chiamato un trigger, un innesco, insomma, o aprire una specifica finestra di opportunità. Cosa vuol dire? Significa che magari
il momento giusto per proporre un cambiamento è quello di un momento di riorganizzazione piuttosto che del cambio di sede. Terzo punto, creare quello che è chiamato un affect, ovvero uno stato emotivo, che vuol dire cercare di capire i motivi delle scelte delle persone. Al quarto punto, acquisire informazioni che restituiscano un punto di riferimento, ovvero far capire, per esempio, il tempo di viaggio alla persona e magari al confrontato con quello con un altro mezzo può far capire che non necessariamente l'automobile è quella che fa risparmiare tempo in una città congestionata. Anche gli incentivi possono costituire un punto di riferimento e la creazione di un contesto coinvolgente. È molto importante proporre di fare una scelta per volta, non troppe cose assieme, ma spostarsi piano piano, gradualmente. È l'amministrazione che ha una vision complessiva e può avere una pianificazione che ha un obiettivo nel tempo. Alle persone però va dato il piccolo obiettivo nel piccolo tempo che va verso questa visione. Infine, l'importanza di restituire le informazioni personalizzate per segmenti di utenti relativi a una misura. Vi faccio questa immagine, la propongo quando cerco di spiegare cosa funziona di più per la mobilità, per incentivare la mobilità sostenibile o mezzi alternativi. È stato fatto uno studio in cui si è dimostrato, in un test nel centro di Rotterdam, per il quale tramite un'app, un sistema di gestione che indica i punti di ricarica dei veicoli elettrici, che ha dimostrato quanto i meccanismi di gioco, di ludicizzazione degli incentivi hanno funzionato, hanno innescato l'utilizzo del veicolo privato molto di più degli incentivi monetari. Questo ci indica anche una delle strade su cui che potremmo percorrere per proporre le nostre misure. Tornando all'ISPRA, cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato a immaginare che ci sono dei personaggi leader quando abbiamo avuto la possibilità di aderire al progetto di mobilità elettrica leggera Elviton, i colleghi, come si dice, ci hanno messo la faccia, hanno risposto anche a questionari che hanno personalizzato i fattori positivi e negativi della loro esperienza. L'iniziativa Ambasciatori della Bicicletta è costituita da una serie di video che sia ISPRA, i dipendenti di ISPRA, ma anche quelli di tutto il sistema agenziale hanno registrato rispondendo alla domanda perché utilizzi la bicicletta e come inviteresti i tuoi colleghi a utilizzarla. Questo è un altro esempio che mostra cosa può cambiare, cosa può scattare quando si ha un'attitudine e quando il contesto è predisposto. La Regione Emilia-Romagna ha finanziato il Bike to Work, i comuni hanno aderito in particolar modo il comune di Ozzano, dove noi abbiamo una sede, dei dipendenti hanno chiesto di aderire e uno ha partecipato. Il test, il periodo di incentivo si è svolto nel mese di novembre-dicembre e per il momento l'incentivo è stato che è di 0,20 centesimi a chilometri, è terminato. Però nei primi due mesi il dipendente ha compiuto uno spostamento da Bologna a Ozzano di 215 chilometri e adesso nei mesi di gennaio e febbraio ne ha fatti molto di più, 325. E abbiamo messo su quello che è un sistema di monitoraggio partecipato con il quale il percorso viene tracciato tramite app e si riporta su un foglio Excel il percorso, i chilometri fatti e che vengono restituiti. I chilometri vengono inseriti e i percorsi vengono inseriti dal dipendente. E allo stesso modo questo calcolo può essere sviluppato e personalizzato utilizzando un piccolo strumento di calcolo che abbiamo fatto di emissioni evitate utilizzando i fattori della banca dati di emissione ISPRA.
altre caratteristiche di comunicazione, un linguaggio grafico familiare, l'utilizzo di numeri naturali e dati riferiti alle persone, e qua ho riportato un'immagine proprio dell'articolo di cui si parlava, l'ambiente ringrazia lo smart working, sull'indagine svolta in tutto il sistema agenziale. Numeri semplici e chiari che siano comprensibili alle persone. Sempre un'altra proposta di sviluppo di questo approccio è anche questo. Noi utilizziamo il questionario, no? Come mobility manager. Anche nel questionario stesso un approccio comportamentale può far riflettere su come si pongono le domande. Il solo titolo del questionario, chi deve far comprendere a chi ci si rivolge, e possono essere usate tutta una serie di tecniche che richiamano dei termini e cominciano di mobilità sostenibile, cominciano a predisporre le persone a sentire con familiare alcuni termini che finora non ha considerato. Credo di aver concluso, se non ci sono delle domande io passerei alla presentazione seguente di Maria Rosa Ronzoni. Sono qua, grazie, condivido lo schermo. Grazie per l'invito. Mi sentite? Vedete lo schermo? Posso partire o vuoi dire due parole, Giovanna? No, scusami, mi sono persa un attimino anch'io perché si è oscurato tutto il computer, perdonatemi. Stiamo cercando di fare le cose con due schermi, grande confusione. Ecco, riprendo il mio filo perché ringrazio intanto Maria Rosa perché ha portato avanti con una grande tenacia una visione del mobility management in un momento in cui forse pochi l'avrebbero considerato, non come adesso, e perché ha avuto l'idea di proporre un progetto europeo che è appunto che è promosso dall'Università di Bergamo, dove lei docente, si è espanso appunto in tante città e ha sicuramente offerto degli strumenti molto utili e anche un approccio molto chiaro alla mobilità sostenibile e partecipato soprattutto, perché le università danno una grandissima occasione, quella di educare le persone al cambiamento. E quindi per questo che il ruolo dell'università dovrebbe essere assolutamente riconosciuto nella mobilità sostenibile. Grazie. Bene, grazie Giovanna per la presentazione. Buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di poter presentare il progetto MOB. Sì, io sono docente nell'Università di Bergamo e sono anche il Mobility Manager dell'Ateneo di Bergamo. Inizio raccontando un attimo di questo progetto europeo finanziato dal programma LIFE della Commissione europea, finalizzato proprio, come detto, alla creazione di una rete universitaria per facilitare lo scambio e il trasferimento di conoscenze sulle migliori pratiche di mobilità sostenibile tra le università europee. Il progetto è rivolto all'ambito universitario. In effetti la rete è costituita da università aderenti, ma è anche aperta agli stakeholder che condividono con le università l'impegno a far muovere la loro comunità in modo sostenibile. Questa rete è orientata alla riduzione delle emissioni di CO2 dovute alla mobilità della comunità universitaria e promuove efficienza, competitività e integrazione sociale.
Il progetto ha una durata di 5 anni, scadrà a fine 2021 e vede coinvolte 4 università, una società di consulenza e una fondazione. Tra le università, oltre che Bergamo, c'è Cracovia, c'è l'Università Erasmus di Rotterdam, che è appena stata ricordata nel tuo esempio, e l'Università di Barcellona. Tra le attività del progetto c'è la raccolta di best practice sulla mobilità nelle università, la creazione di una rete appunto di università attive per la mobilità sostenibile, la creazione di un corso di formazione per mobility manager sostenibili e l'affiancamento alle università aderenti per l'implementazione di piani strategici di mobilità sostenibile, oltre che l'impegno a cercare di allargare la rete UMOP. Cosa offre il progetto UMOP agli aderenti? Offre appunto la condivisione di elementi di interesse e di conoscenza sul campo con altre università europee, offre l'accesso alle migliori e innovative soluzioni di mobilità introdotte nei campus di tutta Europa, l'accesso al corso di formazione per mobility manager sostenibili, elaborato da UMOP Life, e l'assistenza nelle attività di progetto e implementazione del piano di mobilità sostenibile delle università, oltre che l'accesso agli strumenti di disseminazione per promuovere le iniziative di mobilità sostenibile. Alcuni esempi, c'è un catalogo, è stato messo a punto da tutti i partecipanti al progetto, quindi non solo partner ma anche gli aderenti. Abbiamo circa 20 università italiane che hanno aderito al progetto, il catalogo delle buone pratiche di mobilità nelle università, ed è un catalogo che può essere implementato, come vedete a destra, indicandole nella pagina web del progetto. Tra le iniziative per gli strumenti di disseminazione abbiamo un evento che abbiamo un'attività che abbiamo organizzato lo scorso anno, purtroppo è caduta poi nel periodo di lockdown e quindi ha avuto poco risalto, ma è stata interessante e significativa. Le università aderenti sono state invitate a lanciare un video contest sulla mobilità sostenibile. I video vincitori, ogni università ha avuto un vincitore e i video vincitori si possono vedere sul sito di UMOP. Oltre a questo, i vincitori hanno vinto anche un premio messo a disposizione dal progetto, abbastanza insomma interessante. L'accesso al corso di formazione per mobility manager sostenibili, chi aderisce al progetto può avere accesso a questo corso, che è articolato in 6 moduli, di cui il modulo 4 a sua volta è ulteriormente articolato in 6 submoduli per un totale di 12 capitoli. Ogni modulo copre un tema fondamentale della mobilità sostenibile nelle università. E in ogni modulo ho trovato una recensione riassuntiva dei contenuti chiave e un'unità approfondita di informazioni teoriche. Alla fine di ogni modulo potete autovalutare i vostri progressi, perché è messo a disposizione un test di valutazione e è data la possibilità di navigare attraverso la struttura del corso e anche testare alla fine di ogni modulo i progressi che ognuno fa nell'apprendimento. Poi ci sono anche, c'è un pulsante con Course Tools in cui è possibile, accedendo, fare il download dell'intero modulo oppure cercare altre informazioni. I moduli, li scorro brevemente. Nel primo vengono introdotti concetti chiave utili a redigere e attuare un piano di mobilità sostenibile.
Il secondo è dedicato al coinvolgimento degli stakeholder, perché chiaramente, come è stato anche sottolineato dagli interventi precedenti, per garantire il successo di un piano della mobilità sostenibile, il mobility manager deve mantenere un buon rapporto con gli stakeholder per affrontare le questioni inerenti alla mobilità sia all'interno che all'esterno dell'università. E questo vale soprattutto per le università che hanno bisogno ovviamente di lavorare insieme agli enti locali e non solo. Nel terzo modulo si tratta di come organizzare la raccolta dei dati e analizzare l'offerta e la domanda di mobilità al fine di mettere in pratica un piano di mobilità sostenibile è necessario definire e attuare una serie di buone pratiche di mobilità che incoraggino l'uso della bicicletta, dei trasporti pubblici, del muoversi a piedi, questo è importantissimo, o il ricorso al car sharing, carpooling per ottenere risultati significativi. Bene, il quarto modulo è dedicato a queste buone pratiche e affinché queste siano efficaci, la partecipazione della comunità universitaria è essenziale. E in effetti poi questi submoduli trattano del tema della bicicletta, anche con esempi e proposte, del trasporto pubblico, dei pendolari che si spostano a piedi. Dicevo, il tema del muoversi a piedi è importante perché, come abbiamo visto in alcune delle presentazioni precedenti, anche in alcuni casi si vede proprio come da noi ci sia la tendenza a trascurare l'informazione su questo tipo di modalità di spostamento che invece è molto importante. Un capitolo è dedicato anche all'uso razionale della automobile. Un altro importantissimo anche questo alla mobilità intermodale, perché si vede che sia un'opportunità di spostamento che costa poco perché utilizza quello che c'è ma dà grandi risultati. E nel sesto subcapitolo vengono raccolte altre best practice di mobilità. Il quinto modulo incoraggia la partecipazione e la presa di coscienza, poiché fare rete con altre università è molto utile per condividere problemi e soluzioni. Il sesto e ultimo modulo è dedicato al coordinamento con le associazioni universitarie nazionali e internazionali che si occupano anche della gestione della mobilità. Alla fine del modulo 6 è possibile ottenere un certificato sulla gestione della mobilità sostenibile nelle università completando un test finale. Il certificato verrà generato automaticamente se otterrete il punteggio minimo. In sintesi, al termine del corso, un mobility manager dovrebbe essere in grado di sviluppare e coordinare una strategia di mobilità sostenibile presso la propria università e integrare aspetti tecnici, sociali e ambientali di mobilità sostenibile. Mantenere una buona relazione con gli stakeholder, organizzare la raccolta dei dati sull'offerta e la domanda di mobilità, indirizzare in ambito universitario alla definizione, realizzazione e monitoraggio di azioni centrate su una mobilità più sostenibile e incoraggiare la partecipazione e la presa di coscienza da parte del personale universitario e degli studenti. Il progetto prevede di accogliere nella rete non solo le università, ma anche gli stakeholder. La rete UMOB quindi non è composta solo di università, ma deve avere il sostegno di tutti quei soggetti che hanno interesse a promuovere la mobilità sostenibile, poiché tutti, come abbiamo poi visto tutto il giorno che lo diciamo, giocano un ruolo decisivo nel rendere le città più sostenibili. Chi viene considerato potenziale stakeholder per la rete UMOB? Autorità regionali e nazionali, amministrazioni comunali, agenzie di trasporto, gruppi espressione della società civile e reti e organizzazioni che lavorano per la sostenibilità.
Il coinvolgimento degli stakeholder è necessario per rendere efficaci le azioni di mobilità sostenibile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi è essenziale identificare strategie per perseguire obiettivi comuni, creare e promuovere sinergie e un dialogo coerente, trovare e assegnare risorse e fondi comuni. Che vantaggi hanno gli stakeholder a raggiungere la rete? Grazie a questo coinvolgimento, ogni stakeholder otterrà molteplici benefici che possano variare ed essere adattati da caso a caso, secondo gli obiettivi e le finalità della propria organizzazione. Ha accesso a tutte le risorse sviluppate nell'ambito del progetto, incluso il corso di formazione sulla mobilità sostenibile, sull'università e la partecipazione attiva ad ambiti di cooperazione con l'università, tipo convegni, tavole rotonde, forum. Questa è la lettera di adesione predisposta per gli stakeholder, per chi eventualmente volesse aderire al progetto. Sono state da poco predisposte le linee guida per la collaborazione tra università e stakeholder locali che si trovano sul sito del progetto. Tra gli eventi promossi c'è la prossima conferenza del progetto, dove siete poi tutti invitati a partecipare portando un contributo, che si terrà a Bergamo. Era inizialmente prevista per il 19, 20 e 21 maggio, ma causa pandemia abbiamo ottenuto un prolungamento di 6 mesi del progetto ed è stata posticipata al 17 di 18-19 novembre, probabilmente sarà da remoto. Abbiamo bisogno di parlare, abbiamo bisogno di definire un'intelaiatura al cui interno condividere informazioni. Ci sono vantaggi a condividere best practice di mobilità nelle università e per questo abbiamo promosso il progetto UMOB dedicato a questo argomento e invitiamo tutti voi a unirvi a noi. Grazie. Grazie molte, Maria Rosa Ronzoni. Hai dato anche le spiegazioni alle domande che sono state fatte nella chat, che era proprio il modo in cui si può interagire e come ci si può formare con questo progetto. Sì, se hanno bisogno, poi c'era il mio riferimento, poi certo. Vedete, quindi se mi vogliono contattare sono a disposizione, grazie. Grazie a te. Passiamo ora alla siamo sempre in ambito universitario e per parlare di quella che è la rete dell'università sostenibile. Di questo ci parlerà il professor Colleoni, che si presenterà come delegato, tutto quello che è, diciamo, e ci dirà che cos'è questa RUS e cosa fa. Grazie. Sì, grazie Giovanna, buonasera a tutti, grazie molto per l'invito. Condivido la presentazione, vi chiedo come sempre se si vede per rassicurarci del fatto che vada tutto bene. Mi confermate? Sì. Sì, va bene, grazie. Allora, cos'è la rete? La rete, la RUS, è più nota come RUS, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, è una rete che è nata nel 2015. È nata nel 2015 su indicazione della CRUI, che è la conferenza dei rettori delle università italiane, e un anno importante, 2015, come sapete, perché è stato l'anno poi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e anche dell'enciclica, la Dotus Si. Quindi un anno importante di attenzione verso i temi della sostenibilità. In quell'anno nasce la RUS e all'interno della RUS nascono poi i gruppi di lavoro nella RUS che sono diversi e c'è il gruppo di lavoro di mobilità. Io sono coordinatore in questo periodo di questo gruppo di lavoro. Questo gruppo di lavoro riunisce 69 università e 150 membri, quindi vuol dire che ogni università può parteciparvi con più membri. Indicativamente, ma non sempre tutti sono mobility manager, però in buona parte dei casi si tratta di mobility manager
delle singole università. Quindi si tratta di una rete nella rete. Quindi la RUS è una rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile molto attiva e all'interno di questa rete ci sono poi dei gruppi di lavoro che si occupano di tante tematiche diverse, il tema dei cambiamenti climatici, il tema dei rifiuti, il tema appunto della mobilità e dei trasporti. E da questo punto di vista, quindi, questo gruppo di lavoro è una rete che nasce direttamente con l'obiettivo di riuscire a fare delle azioni coordinate. Quindi io sono coordinatore in questo periodo di questa rete, c'è un vice coordinatore e poi c'è un referente operativo. Vi dico queste informazioni per darvi qualche elemento per capire come lavoriamo. Quindi ogni 3 anni il coordinatore, il vice coordinatore e il referente operativo cambiano, si mantiene però sempre questa struttura reticolare che comprende appunto questo numero consistente di università in tutta Italia. Cosa fa il gruppo di lavoro mobilità della RUS? Come abbastanza immaginabile, discute e realizza politiche di mobility management, e tra le quali anche la redazione dei piani di spostamento casa università. La cosa importante in questo caso è condividere la discussione e le politiche di mobility management, il che non vuol dire che ogni singola università non può avere spazi di autonomia, questo è evidente, ma però vuol dire che c'è un confronto che è sistematico tra tutte le università perché ci si possa confrontare appunto sui contenuti delle politiche di mobility management, alcune delle quali ve le mostrerò in seguito, e soprattutto condividere gli strumenti che ogni singola università mette in campo per promuovere la mobilità sostenibile. Ovviamente, come tutte le attività di mobility management, sul tema della mobilità sostenibile facciamo un'azione prioritaria di incentivo dell'uso del mezzo pubblico e dei mezzi in condivisione, facciamo delle politiche finalizzate a limitare per quanto possibile l'accesso agli edifici universitari delle autovetture private, soprattutto sia ad alimentazione tradizionale, e le università come contesto per definizione votato agli studi, all'innovazione e ai cambiamenti, e quindi si dedica particolare attenzione a come i cambiamenti organizzativi e i cambiamenti tecnologici possono essere di supporto per realizzare politiche di mobilità sostenibile. Infine, un'azione particolarmente importante nel nostro gruppo di lavoro la dedichiamo alla mobilità attiva, la mobilità a piedi, alla mobilità in bicicletta, che per i motivi che sono abbastanza evidenti, ma anche per il fatto che noi parliamo di mobility management di diversi tipi di popolazioni, a differenza di molti altri soggetti che mi hanno anticipato, perché parliamo di mobilità sostenibile degli studenti, ma anche del personale docente e del personale tecnico amministrativo. Fondamentalmente, quindi, le politiche di mobility management che noi cerchiamo di coordinare si riferiscono a questi grossi 4 contenitori, che noi tendiamo quasi sempre a riassumere con queste parole: concessione, restrizione, persuasione, innovazione. Sono 4 parole chiave che però riassumono bene, secondo noi, le politiche di mobility management, tra l'altro non soltanto della rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile, ma di qualsiasi ente pubblico privato. Politiche di concessione, cioè politiche in cui si supporta la mobilità pubblica e attiva attraverso delle azioni di convenzionamento, fondamentalmente. Politiche di restrizione. Le politiche di restrizione sono molto più difficili da mettere in campo, come tutti noi sappiamo, anche è stato messo bene in evidenza nelle relazioni di chi mi ha preceduto, perché in questo caso si deve vietare l'accesso, regolamentare gli ingressi, ridurre il numero di spostamenti, dismettere il parco auto inquinante con un parco auto meno inquinante. Le politiche di restrizione abbiamo visto in tutti i nostri convegni, e tanti condivisi anche con la dottoressa Martellato, e abbiamo condiviso il fatto che sono le più difficili da mettere in campo, ma sono molto efficaci e utilizzate insieme alle altre politiche. Politiche di persuasione, le ha descritte benissimo Giovanna nella relazione precedente a questa, in cui si mette meno in evidenza l'importanza
delle modifiche degli atteggiamenti, dei comportamenti. D'altronde questo è tipico degli studi di mobility management, che lavorano più sul lato della domanda di mobilità piuttosto che sul lato dell'offerta. Qui si fa riferimento ai progetti di pianificazione dei viaggi personalizzati. Noi sappiamo, diciamo spesso, che la mobilità non è un'attività come le altre, è un'attività fortemente abitudinaria, che è molto difficile cambiare i comportamenti di mobilità, richiede tempi lunghi, richiede un accompagnamento ai cambiamenti che è tipico dell'azione di mobility management. E tra l'altro, nel nostro caso, essendo il campo accademico, abbiamo delle discipline che studiano in maniera intrecciata anche questi aspetti. Cioè, ovvero, a differenza di altri soggetti qui presenti, spesso il mobility manager è anche un docente di ingegneria dei trasporti, di economia dei trasporti, anche di psicologia e sociologia della mobilità. Sono discipline che stanno dicendo molto su come modificare i comportamenti di mobilità. E poi l'ultimo quadrato a destra, tutti gli interventi di innovazione e di cambiamento tecnologico organizzativo. Sono importantissimi, ma molto difficili da realizzare. Per esempio, in questo momento nell'università, proprio stamattina stavo confrontandomi, mandando i dati alla Prefettura di Milano sui flussi di mobilità della mia università in questa nuova fase, nel secondo semestre, e ci rendevamo conto del fatto che cambiare gli orari di lezione, di lavoro, richiede, non è un'operazione così immediata. È chiaro che è importante farlo per evitare i picchi di mobilità, ma dall'altra parte questo richiede cambiamenti organizzativi e anche a volte abitudini e privilegi, in alcuni casi, che sono difficili da modificare. E quindi i cambiamenti organizzativi sono di grandissima importanza. Quindi in fondo le nostre politiche rientrano in questi grandi quattro contenitori di politiche. Il nostro gruppo di lavoro mobilità si articola in sottogruppi. Anche questo ve ne do un'informazione, ma in termini operativi, nel senso che potrebbe essere interessante anche per altri enti. Ovvero, noi abbiamo deciso di dividere il nostro gruppo di lavoro in quattro sottogruppi. Un sottogruppo che si occupa degli interventi di mobility management e di rapporto con le istituzioni, che si occupa ovvero di convenzionamenti, di welfare, infrastrutture, logistica, parcheggi. Un secondo sottogruppo che fa studi e ricerca sulla mobilità del personale e degli studenti. Un terzo gruppo che si occupa di internazionalizzazione. È un quarto gruppo che si occupa di innovazione e di tecnologie. Ognuno di questi sottogruppi ha un suo coordinatore, poi dopo li nomino, tra l'altro due di questi, una è la professoressa Ronzoni che ha anticipato la mia relazione e poi il professore Carrese che poi la segue, ognuno di questi sottogruppi ha un suo coordinatore, si pone degli obiettivi e delle attività annuali. In maniera tale che a fine anno noi redigiamo un documento di sintesi dei principali obiettivi e delle attività che abbiamo svolto nei sottogruppi nell'intera rete delle università italiane. È stata un'organizzazione, mi rendo conto, abbastanza ben definita, ma fondamentale per lavorare in tanti. Siamo troppi per poter fare le cose in maniera casuale. Dobbiamo organizzarle bene e abbiamo visto che questo tipo di organizzazione sta dando dei buoni risultati in termini di prodotti, sia documentali ma anche di politiche. Due parole soltanto, Giovanna, sul contenuto di questi gruppi di lavoro. Il primo gruppo di lavoro, che è coordinato dal professor Carrese di Roma 3, si occupa di creare piattaforme di convenzioni e di infrastrutture di mobilità. La cosa interessante, qui non entro evidentemente nei contenuti specifici di questo tema, perché non c'è il tempo, ma la cosa interessante nella logica della rete, che è quello stimolo che ci è stato proposto in questo webinar, è che noi creiamo una piattaforma di informazioni, di documentazione che può essere usata da tutte le università. Quindi è molto efficace, perché l'università, che per tanti motivi è più avanti nelle politiche di convenzionamento, aiuta l'università che vi entra, nell'ultimo, magari vi è appena entrata negli ultimi mesi, evitando quel lavoro faticoso di inizio della messa in campo, della definizione delle politiche di mobility management, che invece attraverso uno scambio possono essere più efficacemente realizzate. Il secondo sottogruppo, coordinato dai professori Maggi di Insubria, Varese e Scagni di Torino, si riguarda invece i temi degli indicatori e della ricerca. Avere un set di indicatori
che sistematicamente, con dati che sistematicamente ogni anno noi rileviamo. Anche questo è importante perché si evita di inventarsi indicatori diversi e soprattutto, il che è molto importante, definirli operativamente in maniera diversa. E quindi la collega dell'Istat ha molto da insegnarci su questo. E quindi quindi come si definiscono operativamente degli indicatori di mobility management e poi dopo di comportamenti di mobilità che possono essere rilevati sistematicamente. Tra l'altro in questo ambito noi realizziamo indagini nazionali. Quindi siamo arrivati alla seconda indagine nazionale, un'indagine che raggruppa tutte le università che vi aderiscono in maniera tale da usare uno stesso strumento di rilevazione per rilevare i comportamenti di mobilità e questa cosa è partita tanti anni fa con la prima indagine come sfida, è una sfida che pensavamo non necessariamente di vincere perché ci rendevamo conto della difficoltà di usare uno stesso strumento di rilevazione della mobilità in tutte le università italiane così diverse per dimensione e per localizzazione geografica. Invece abbiamo poi fatto una prima indagine, pubblicato un libro, abbiamo fatto una seconda indagine di cui vi dico qualcosa nella parte finale della mia relazione. La cosa importante però, anche qui non entro molto nei termini di questo argomento, ma degli aspetti di rete. La rete ha consentito di fare una prima indagine e una seconda indagine nazionale avendo dei dati comparabili, avendo usato delle definizioni, degli strumenti comparabili. E i risultati sono stati efficacissimi dal punto di vista dei ritorni per le politiche di mobility management, ma anche per la comunicazione di questi risultati quando parliamo nei webinar, nei convegni, oppure quando ci interloquiamo con i politici. Il terzo gruppo, coordinato appunto dalla collega Maria Rosa Ronzoni di Bergamo, riguarda il tema delle reti internazionali, ancora quindi il tema delle reti, hanno lavorato sulla ricostruzione delle reti internazionali importanti sulle temi del mobility management. Tra l'altro in questo anno stanno lavorando sulle reti che sui loro interventi in una fase di Covid che ha cambiato evidentemente la mobilità e quindi la raccolta di informazioni sulle reti internazionali e sulle reti e sui loro interventi nella fase di Covid ci sta dimostrando molto efficace per vedere da una parte come lavorano gli altri all'estero ma dall'altra parte per prendere rapporti con loro affinché la rete della RUS prenda contatti con le altre reti e l'esperienza di Umove ne è un bellissimo esempio. L'ultimo, infine, gruppo di lavoro interviene sul tema della innovazione delle tecnologie, coordinato dal collega ingegnere Della Chiara del Politecnico di Torino, ha lavorato sul tema dell'elettrificazione. Ha prodotto un documento che tra l'altro tra poco metteremo sul sito della RUS, che è una linea guida sulla elettrificazione degli Atenei. Una linea guida fatta tra l'altro anche da docenti di ingegneria dei trasporti, quindi anche da esperti specifici dei temi dell'elettrificazione, che è molto utile perché da una parte diventa un vademecum per le università che vogliono elettrificare la propria offerta, dall'altra parte può servire anche come esempio per altri enti, visto che insomma, gli interventi di elettrificazione di un Ateneo non sono poi così diversi rispetto a quelli che possono essere fatti in un altro ente. Ho citato la ricerca e questo vado veramente alla conclusione. Abbiamo fatto una seconda ricerca, pensate che abbiamo coinvolto 51 Atenei, 114.000 risposte finali, in buona parte di studenti, evidentemente, ma anche una quota importante di docenti, ricercatori e di personale tecnico amministrativo. Questa indagine ha seguito la prima indagine di qualche anno fa, l'abbiamo realizzata nella scorsa estate, con l'obiettivo di rilevare la mobilità in tempo di Covid. E allora abbiamo innanzitutto fatto delle domande in cui abbiamo rilevato la mobilità prima del Covid e durante il Covid, e chiedendo ai rispondenti di dire come si sarebbero mossi in uno scenario ottimistico, e cioè in una situazione in cui, speravamo ai tempi, la situazione pandemica sarebbe stata in corso di superamento, oppure viceversa in una situazione pessimistica, ovvero una situazione in cui il Covid sarebbe stato invece ancora grave come l'estate scorsa. Devo dirvi che lo scenario è stato più pessimistico e di quello che noi prospettavamo. E quindi diciamo che il dato che esce è questo,
E la prima domanda che abbiamo chiesto, mi limito a tre dati evidentemente, si chiedeva, pensa che le sue modalità di spostamento per recarsi in università cambieranno? Tendenzialmente abbiamo visto una buona tenuta, cioè tendenzialmente dicono di no. Cioè tenderò ad andare all'università ancora nello stesso modo, però è chiaro che nello scenario pessimistico aumenta la quota di chi dice sì, cambierà. Come cambierà? Cambierà in questa direzione. L'abbiamo già visto, un incremento della mobilità attiva che ha quote modale del 19% che tende a salire al 22%, incrementi della mobilità veicolare privata purtroppo e un decremento sensibile del trasporto pubblico che poi è effettivamente quello che si è verificato. Con quali differenze? Questi sono gli scenari 1, 2, ricordo che il 2 è quello pessimistico, il pre-Covid è quello che c'era prima, cioè il riparto modale prima, diviso per studenti, docenti, personale tecnico amministrativo. Guardiamo lo scenario 2, che è un po' quello di oggi. Lo scenario 2 abbiamo un 22% di mobilità attiva da parte degli studenti, 27% di mobilità veicolare privata, 50% di trasporto pubblico. Lo split modale cambia, per i docenti è 21-56-22, per il personale tecnico amministrativo invece è invece un po' diverso, quindi siamo 17-59-24. Considerate una cosa, che nelle università italiane il riparto modale è chiaramente più sostenibile per gli studenti in quanto giovani di quanto non succede per i docenti e soprattutto per il personale tecnico amministrativo. Esiste tra l'altro un altro aspetto interessante. Il personale tecnico amministrativo viene da più vicino rispetto mediamente di studente e personale docente. E paradossalmente più vengono da vicino e più si usa l'automobile piuttosto, mentre lo so che un po' dipende in realtà dal livello di vicinanza. Il problema è che non è così vicino per andare a piedi in bicicletta, ma è sufficientemente vicino per andare in automobile. E questo tra l'altro è un problema su cui si deve intervenire. La situazione territoriale, anche qui lo scenario 2, abbiamo mobilità attiva al 18 nel nord-ovest, 27 nel nord-est, 20 nel centro, 21 nelle isole. La mobilità automobilistica, 26 nel nord-ovest, 28 nel nord-est, 39 nel centro e 38 nel sud delle isole, e poi la mobilità con trasporto pubblico, 55 nel nord-ovest, 44 nel nord-est, 34 nel centro e 39 nel sud delle isole. È un dato che abbastanza conferma quello che già sapevamo, ovvero una maggiore propensione al trasporto pubblico nel nord-ovest e una maggior propensione invece al trasporto privato nel centro, nel sud delle isole. C'è da considerare però una cosa importante, che nel nord-ovest tendono a esservi molte università grosse, dove è chiaro che il trasporto pubblico è migliore perché collocate nelle grandi città. Mentre invece nel sud delle isole tende a prevalere un numero consistente di università medio-piccole che abitando in centri più piccoli il trasporto pubblico è più carente. L'ultimo dato, ma veramente interessante, sono le matrici di transizione, cioè le tenute sul modo di trasporto. Vedete che la tenuta maggiore è l'automobile e la motocicletta, cioè il 98% di chi la usava continuerà a usarla. La tenuta invece più bassa è il trasporto pubblico, che dell'80% quindi cede quote modali al trasporto automobilistico e 6% la mobilità attiva, il 96% invece la mobilità attiva. Questo ci ricorda due cose, che la mobilità privata, che sia attiva o che sia automobilistica, tiene di più, nel senso che è più difficile da scardinare, se è una domanda più fissa, potremmo dire che è più rigida nei confronti della scelta modale, mentre invece nel trasporto pubblico è molto più flessibile, ma noi sappiamo che la domanda di trasporto pubblico è più elastica di quanto non sia la domanda di mobilità veicolare privata o la mobilità attiva, che invece è più tendenzialmente rigida. Questo cosa vuol dire? Che è bastato, anche se è bastato per modo di dire, cioè basta una crisi per modificare radicalmente le scelte di trasporto, in questo caso dal trasporto pubblico a vantaggio del trasporto privato e parzialmente del trasporto attivo. Veramente con questo concluso, la cosa su cui si deve intervenire è la possibilità di recuperare, Giovanna, la quota di trasporto pubblico a vantaggio della mobilità attiva.
cioè far sì che il calo della mobilità pubblica, purtroppo dovuto alla situazione pandemica, non vada a vantaggio della mobilità veicolare privata, soprattutto con mezzo tradizionale, cioè dell'alimentazione tradizionale, ma vada più a vantaggio della mobilità attiva. E questo è un tipo di politica su cui ci stiamo impegnando per fare in modo che la crisi pandemica non porti ad un aumento della mobilità veicolare privata e le conseguenze di congestione. Ti ringrazio. Grazie Matteo, è assolutamente esaustivo, è un intervento che ci ha aperto come si possano affrontare tutti questi argomenti. Quello che trovo anche interessante è che avere un simile tipo di ricerca a livello nazionale possa fornire sicuramente dei dati omogenei utilizzabili per una pianificazione su base nazionale, che sicuramente fornirebbero degli proprio elementi fondamentali per, sulla domanda di mobilità. Non siamo ancora abituati a vedere queste cose, però ci arriveremo prima o poi. E passo la parola subito al professor Carrese dell'Università di Roma III, visto che siamo un po' con i tempi diciamo un po' stretti, che ringrazio e che ci parlerà proprio di una delle dei gruppi di lavoro della RUS, che si occupa delle convenzioni con i gestori di servizi di mobilità. Grazie Stefano. Grazie Giovanna, soprattutto grazie Matteo che mi ha fatto una super introduzione, quindi la metà del mio intervento è stato presentato e verrà... Metto 2 minuti. Sì, no, sarò velocissimo, anche perché... Scherzo, dai. Sei stata brava Giovanna a mettermi subito in coda a Matteo, per cui diciamo ecco, io più che presentare in questa fase il gruppo di lavoro, che è composto naturalmente oltre che da me, da Luigi Pallante e da Simone Sportiello, che sono poi quelli che tutti gli aderenti alla RUS hanno conosciuto perché hanno distribuito questo questionario a tutti quanti i mobility manager di tutte le università aderenti alla RUS, poi c'è la mitica Stefania Angelelli, che come sapete non sta più diciamo attiva, è ormai in pensione, per di più come dire, ha avuto anche problemi con il Covid, quindi passiamo subito a questa indagine. Allora, l'attività della RUS la posso skippare. Noi abbiamo fatto un'indagine un po' particolare, nel senso che normalmente si fanno le indagini agli studenti, ai docenti, al personale tecnico amministrativo bibliotecario. Noi invece abbiamo intervistato i mobility manager e quindi ci siamo posti il problema di queste reti che ne abbiamo tanto parlato, queste reti di mobility manager, probabilmente quella che diciamo, è una delle prime che è nata, forse anche una delle meglio organizzate, è proprio questa rete dei mobility manager universitari, che vuoi anche per la struttura, come dire, della società a cui stanno a capo, quindi l'università c'ha questa dicotomia fra studenti e personale, vuoi anche per il fatto che si è organizzata, come dire, già da un po' di tempo, hanno messo in atto tutta una serie di iniziative che noi volevamo capire a che punto sono, perché al di là della pandemia, che ha sicuramente cambiato un po' le cose, ci sono poi delle caratteristiche che non tutti, come dire, possono avere. Allora, questa è la rete della RUS, o meglio, questa è la rete della RUS che ha risposto alla nostra indagine. Quindi, come vedete, ci sono università sparse su tutto il territorio italiano. Tutte le università mi sembra che sono una 60, queste dovrebbero essere una 40 invece. Adesso non le ho contate esattamente perché poi abbiamo avuto qualcheduno da recuperare in calcio d'angolo. Comunque, come vedete, la distribuzione è assolutamente uniforme su tutto quanto il territorio. E quindi la survey aveva proprio lo scopo di come dire, supportare il lavoro dei mobility manager nel tentativo di ricostruire un quadro non solamente ampio, ma anche come dire, un po' schematizzato. E quindi noi abbiamo fatto una doppia indagine, nel senso che abbiamo fatto prima un'indagine pilota al gruppo ristretto del nostro sottogruppo, quindi eravamo solamente una 20. Abbiamo capito qual era il target esatto che dovevamo investigare e dopodiché abbiamo esteso questa indagine a tutto quanto diciamo il campione,
diciamo, tutto il campione, a tutto l'universo delle università aderenti alla RUS. Abbiamo avuto un ottimo tasso di risposta, quindi oltre il 50%. Qualcuno, come dire, non è riuscito ad aderire per motivi personali, però insomma, alla fine quello che siamo riusciti a capire è esattamente questa doppia sezione, quindi una sezione convenzioni e una sezione parcheggi. Allora, la sezione convenzioni è abbastanza semplice. Tutte le università hanno convenzioni con diversi tipi di azienda. La più diffusa in genere sono le aziende di trasporto pubblico locale, ma molte hanno anche già servizi di carpooling, servizi di navetta aziendale, diversi tipi di trasporto a media lunga percorrenza, ferrovie, autolinee. Qualcuna, non faccio nomi, ma la Bicocca ha anche delle convenzioni col trasporto aereo. E poi c'è la grande famiglia della sharing mobility, dove il car sharing, lo scooter sharing, i monopattini, le biciclette, eccetera, a seconda, diciamo, della dimensione della città, a seconda naturalmente della vocazione della città, quindi è chiaro che città come Padova e Bologna, come dire, il bike sharing lo fanno da sempre. E quindi abbiamo cercato di mettere in fila tutte le convenzioni che i mobility manager avevano stipulato e soprattutto che fossero già attive, per cui magari alcune convenzioni sono attive da anni e sono semplicemente rinnovate, alcune sono nuove. Questo naturalmente ha lo scopo non solo di condividere le best practices, ma soprattutto quello di condividere proprio i riferimenti, per cui in realtà le aziende, ad esempio a carattere nazionale, possono alla fine tranquillamente prendere la convenzione che hanno stipulato, ad esempio con l'Università di Roma 3, e proporla pari pari a tutte le altre università che fossero interessate a stipulare una convenzione dello stesso tipo. Questa è la prima parte della SARVE. La seconda invece è ancora, diciamo, un po' allo stato embrionale ed è quella dei parcheggi. In realtà, come avete già detto e ripetuto, i motivi per cui i parcheggi universitari sono molto interessanti è un po' lo stesso motivo per cui negli anni 80 con la legge Tognoli tutte le parrocchie sono state contattate per capire se con il loro parcheggio si poteva realizzare qualche cosa. Diciamo che negli anni 80 la legge Tognoli promuoveva i parcheggi sotterranei fatti con il famoso piano speciale di finanziamenti, eccetera. E oggi invece il tema principale è quello delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ma anche, ad esempio, perché no, gli stalli in sharing, gli stalli per il carpooling, gli stalli per le biciclette, eccetera, eccetera. E quello che è venuto fuori, naturalmente, è un quadro molto frammentato, perché è chiaro che poi ci sono università, tanto per fare due nomi che forse possono essere la Sapienza, che ha una città universitaria con tutti gli, diciamo, i giardini. Diciamo, è chiaro che quando Piacentini ha progettato la Sapienza non aveva progettato un parcheggio, ma aveva progettato una città con altri scopi, però di fatto dentro ci saranno, non so, qualche migliaio di posti auto, oppure ci sono università periferiche come ad esempio Tor Vergata, faccio il caso di quelle romane perché conosco meglio, che avendo, come dire, tanto terreno a disposizione fuori del raccordo anulare ha problemi di accessibilità ma non ha alcun problema invece di parcheggio. Quindi sono venute fuori dei quadri molto differenziati che noi abbiamo cercato di raggruppare secondo delle matrici di questo tipo. Io non vi farò vedere i risultati, anche perché sarebbe noiosissimo, ma semplicemente come sono stati raccolti questi dati. In realtà stiamo facendo proprio una raccolta dati e quello che stiamo tentando di mettere in atto è una specie di data lake, come si usa dire adesso. E quindi, ad esempio, la data della stipula ha un suo formato data, la durata dell'accordo ha una misura in mesi, il prezzo ha una scelta a tendina e così via. Quindi, insomma, è stato costruito un questionario che in qualche maniera alimenta automaticamente un database. Ad esempio, alcuni dati di domanda: qual è il numero di persone che può usufruire della convenzione? Sappiamo benissimo che uno non può mettere il numero, no? 12, 138 o 3800, e quindi ci siamo accontentati di ordini di grandezza. E così via per tutto quello che riguarda la prima parte, ovvero sia quella delle convenzioni, e una cosa molto simile abbiamo fatto anche per quanto riguarda i parcheggi di tutte le università. Anche le università stesse, come dire, sono molto differenti, quindi è chiaro che ci sono università molto precise che
ci chiedevano, beh, però noi non riusciamo a inserire, ad esempio, se i parcheggi sono a spina o sono invece a pettine. Dice, ma non fa niente, noi ci basta, come dire, un'informazione di massima. Qualcuno ci ha mandato la piantina direttamente presa dal progetto, qualcuno ci ha mandato la fotografia da Google Earth. Quindi, insomma, è veramente successo, come dire, un po' di tutto, però era la prima volta, quindi ci siamo accontentati del risultato, e questo naturalmente ha molti scopi. Li possiamo vedere nella ultima slide, che è quella delle conclusioni. Come vedete, qui c'è questa grafica, o infografica come si usa dire adesso, che cerca di raccontare, a seconda della tipologia di personale tecnico, personale docente, studenti, assegnisti e dottorandi, quali sono le convenzioni con i diversi tipi di trasporto, no? Però diciamo che il vero scopo di questa indagine è stato quello, intanto, di, come dire, imporre ad ogni mobility manager di perdere una mezza giornata per raccontarci quello che ha fatto, e quindi in qualche maniera se lo è raccontato anche a lui. L'abbiamo fatto fra dicembre e gennaio, quindi può anche servire un po' come relazione di fine anno delle attività. Poi naturalmente lo abbiamo condiviso fra tutti i partecipanti della RUS, ma soprattutto questo questionario vuole essere uno strumento annuale anche per, come dire, definire da un anno all'altro quali sono i progressi che ogni università riesce a fare, e soprattutto, ecco, magari vedere il vicino di stanza che cosa ha fatto e, perché no, come dire, prendere spunto da lui e migliorarsi, insomma, in una indagine di questo tipo tutti quanti insieme. Io avrei finito. Grazie Stefano, ti ringrazio molto, è assolutamente tutto molto chiaro, e devo dire che si capisce come sia importante mettersi in relazione con ognuno dei membri di una rete, e che non sia così facile spalmare un'unica soluzione adatta ad ogni realtà e organizzazione. Non è per niente facile, ma è questo che si cerca di fare, di mettere a sistema in modo da condividere almeno e non disperdere le proprie energie in proposte che poi non possono essere portate avanti. Devo dire che sicuramente l'università ha dimostrato che anche in un ambito, in una situazione disomogenea, si può arrivare invece a coordinarsi. Grazie. Ora, siamo nella seconda parte di questo workshop, nel quale, come vi avevo detto, si tratterà l'argomento del mobility management a livello di area ed aziendale, e chiedo ai relatori, poiché abbiamo un tempo definito e assegnato per concludere questo workshop, la cortesia di mantenersi entro i 10 minuti, e passo la parola a Andrea Pasotto. Andrea Pasotto è un punto di riferimento per il proprio ufficio di pianificazione e di mobility manager per Roma Capitale da sempre, e a lui tra l'altro vorrei rapidamente portare una domanda, che è quella relativa alla pianificazione. C'era una domanda che è stata fatta nella chat, che anticipo perché io so che lui ha lavorato in questo senso, su come i dati che vengono acquisiti dai mobility manager possano essere utilizzati nella pianificazione. Perdonatemi, ma sta scorrendo la chat, ma no. Allora, solo un attimo. Sì, ma in sostanza era questa. La domanda diceva se i dati che forniscono i mobility manager sono utilizzati negli strumenti di pianificazione. Perfetto.
Mi sentite? E come si integra il lavoro dei mobility manager con i piani locali, comunali, provinciali e regionali di mobilità sostenibile? È una facile e immediata integrazione oppure c'è ancora assenza del recepimento del lavoro dei mobility manager nei piani comunali? Ovviamente lui si riferisce alla realtà della città di Roma. Certo, grazie certo. Andrea. Sì, allora grazie innanzitutto per avermi invitato a questo evento e ringrazio in particolare Giovanna per la proattività nell'organizzare eventi sistematici per farci riflettere sui vari temi del mobility management e ringrazio anche per la domanda perché io, guarda caso, ho preparato una presentazione proprio ad hoc per dare una risposta. Anticipo la risposta in generale. Per la città di Roma la figura del mobility manager è assolutamente centrale perché è un ruolo ben disegnato all'interno del PUMS che è, come noto, lo strumento di pianificazione strategica delle amministrazioni comunali e il PUMS adottato lo scorso anno individua le azioni coordinate con i mobility manager che possono essere dai mobility manager aziendali, scolastici e io dico sempre anche i mobility manager universitari che sono un po' un mondo intermedio e appunto queste azioni come centrali nelle politiche di mobilità sostenibile della città. E vorrei anche aggiungere che i finanziamenti nazionali comunitari, uno per tutti, i fondi che provengono dal Recovery Fund devono essere orientati per le città all'interno della cornice del PUMS e siccome per noi il mobility management la rete dei mobility manager è una rete di stakeholder, una rete che è per noi fondamentale per identificare un percorso in senso sostenibile, quindi chiaramente i finanziamenti possono essere orientati tenendo conto di quello che si concorda nei tavoli di coordinamento con i mobility manager. Quindi ecco, la risposta è assolutamente sì, e in particolare sia in termini pianificatori ma anche in termini tattici. Vi farò vedere nel corso della presentazione le attività che abbiamo fatto proprio con i mobility manager aziendali di enti pubblici, con i mobility manager universitari e anche con gli scolastici. Stiamo cercando di affrontare temi strategici a diversi livelli. Come numeri, la rete dei mobility manager cresce continuamente. Siamo arrivati a oltre 370.000 dipendenti che fanno riferimento a circa 300 aziende, 260 mobility manager della nostra rete, quindi sono numeri molto importanti. La ripartizione per tipologie, quella che vedete in questo grafico, sono più o meno ripartiti in maniera omogenea, quindi 20% enti, ministeri, servizi, trasporti, sono rappresentati tutti i settori strategici della città. Gli universitari sono all'interno di questa slide, ma per noi appunto, ripeto, sono un po' un mondo a sé stante. La centralità del ruolo del mobility manager per Roma Capitale, come accennavo all'inizio, è appunto inserita nel nostro PUMS. Quindi noi in tempi non sospetti, quando abbiamo impostato il piano urbano della mobilità sostenibile, ci eravamo dati un target di riferimento, per esempio per lo smart working, del 10% dei dipendenti. Purtroppo per il Covid, dico purtroppo perché la causa non è positiva, la motivazione è positiva, però diciamo siamo a delle soglie ben più alte di questo valore che abbiamo inserito all'interno della pianificazione strategica. Ecco, il coordinamento d'area per noi è assolutamente fondamentale. Come qualcuno di voi sa,
un percorso di stretta collaborazione con i mobility manager per affrontare le problematiche di mobilità connesse alla pandemia Covid già da aprile dello scorso anno. La prima azione che è stata fatta è stata quella di fare un doppio sondaggio sulla mobilità pre-Covid, sulla propensione al cambiamento nello scenario post-Covid, immaginando questo scenario con riferimento ad aprile, ripeto, dello scorso anno. E la collaborazione dei mobility manager è stata fondamentale perché in pochissimo tempo abbiamo avuto dei ritorni da questa indagine, abbiamo potuto fare una fotografia di quella che può essere appunto la propensione, vi farò vedere qualche dato. Ma la seconda indagine altrettanto importante è stata quella rivolta verso le aziende. Quindi abbiamo chiesto ai mobility manager di farsi portavoce di quelle che potevano essere le iniziative in materia di mobilità sostenibile, ma prima ancora di gestione dello smart working, della sicurezza degli orari di ingresso della propria azienda, appunto traguardando ad uno scenario post-pandemico. L'obiettivo era quello di comprendere nel momento della ripresa dell'attività lavorativa dopo la fase di lockdown, comprendere quale poteva essere la pressione sul sistema di mobilità della città, quindi al trasporto pubblico, alla mobilità privata, diciamo, nelle diverse declinazioni. Questi dati sono stati utilizzati all'interno degli studi che sono stati avviati con le tre università romane con la collaborazione del Centro Studi della Sony, grazie ai quali abbiamo messo a punto un modello di analisi predittiva della mobilità nelle diverse fasi, un modello che è stato fondamentale per poter programmare e prevedere, diciamo, le azioni da mettere in piedi per gestire le eventuali criticità che potessero sorgere nei diversi punti della città. Un modello che è risultato molto affidabile. Ecco, anche questi dati sono stati utilizzati per poter alimentare il data lake per questo strumento decisionale. Quindi questo per mettere sul tavolo i contributi a 360 gradi che i mobility manager hanno dato e possono continuare a dare, devono continuare a dare alla città, perché è chiaramente una collaborazione bidirezionale. Visto il poco tempo, vi faccio vedere giusto qualche risultato. Quindi questo era sullo smart working, diciamo, non è particolarmente stimolante, è importante questo dato invece sulla ripartizione modale ante-post-Covid, quindi il mezzo privato come propensione è stato dichiarato in media, questi sono dati medi, ovviamente, è dal 52,9 al 66,9, quindi una grande crescita della propensione all'uso del mezzo privato, chiaramente una contrazione del trasporto pubblico, però una crescita della mobilità dolce, sia essa a piedi o ciclabile. Una grande propensione all'utilizzo della bicicletta. Non vi sto a leggere tutti i dati, visto il poco tempo, però anche per noi questo è fondamentale, capire per quanto tempo, per che tipo di spostamento e a quali condizioni l'intervistato è predisposto a utilizzare la bicicletta. Andiamo avanti tutti i giorni, due o tre volte al mese, sono dati quali quantitativi che hanno consentito di dare una buona panoramica sulla materia. Lo stesso per il car sharing, per esempio, curiosamente abbiamo osservato una propensione significativa al car sharing, il 28% degli intervistati si è dichiarato propenso, ci saremmo immaginati percentuali trascurabili in considerazione del rischio Covid. Ecco, sull'uso dei dati, come vi ho anticipato, sono stati utilizzati per mettere a punto i modelli predittivi. Ecco, veniamo invece ai tavoli tecnici. Questi tavoli tecnici sono stati istituiti comprendere come poter lavorare insieme Roma Capitale attraverso il supporto di Roma Servizi per la Mobilità e i mobility manager sui diversi temi. Quindi
Abbiamo aperto dei tavoli specifici con i mobili manager sulla ciclabilità, smart working, navette, sharing mobility e trasporto pubblico. Sulla ciclabilità, ecco, giusto per arrivare a degli obiettivi concreti, abbiamo distribuito a tutti i mobili manager la mappa delle piste ciclabili in fase di realizzazione, quelle strutturali e quelle, diciamo, emergenziali, quindi 150 km che a Roma sono stati programmati come ciclabili, ecco, chiamiamole transitorie. E i mobili manager hanno disegnato i tratti di riammaglio ottimali per poter riconnettere la propria sede con questa rete ciclabile. Come gestisce questo dato Roma Capitale? Dà chiaramente maggior peso ai tratti ciclabili che servono, questa è una banalità, servono il maggior carico di dipendenti, quindi in un percorso di programmazione questa informazione è assolutamente strategica. Sullo smart working, per esempio, abbiamo compreso dal tavolo che è necessaria banalmente della formazione, cioè occorre supportare le aziende e gli enti in un percorso che possa consentire un consolidarsi dello smart working e quindi supportare il passaggio che ad oggi è stato brutale e forzoso nel passare dal lavoro in ufficio a un lavoro fuori ufficio, ma deve diventare da un lavoro, come sappiamo tutti, un lavoro gestito in presenza, sulla base della presenza, sulla quantità di ore, a un lavoro per obiettivi, che è un concetto ben diverso rispetto a lavorare in un luogo diverso dall'ufficio. Ma appunto, il fine dello smart working è quello di transitare in maniera stabile verso il lavoro per obiettivi. E fare questo non è semplice, serve formazione, l'abbiamo compreso dai tavoli. Navette aziendali, abbiamo individuato bacini, devo dire pochi, dove è possibile avviare dei percorsi di condivisione delle navette tra più aziende. E sulla sharing mobility abbiamo dato la possibilità di incontri business to business tra operatori della sharing mobility e le aziende, imparando che gli operatori della sharing mobility, probabilmente a causa della crisi connessa alla riduzione della mobilità in questo settore per il Covid, hanno fatto delle offerte alle aziende di grandissimo interesse, quindi assolutamente interessanti per spostamenti sistematici casa lavoro. Ecco, queste sono azioni relativamente semplici che abbiamo messo in piedi. Non abbiamo ancora tirato le somme perché stiamo attendendo un riscontro finale da parte dell'amministrazione Roma Capitale. A brevissimo avvieremo un tavolo conclusivo dove si passerà ovviamente ad attivare quanto programmato. Sul trasporto pubblico purtroppo i mobili manager hanno prodotto un elenco nutrito di criticità e questo è un po' più complicato perché chiaramente modificare orari, percorsi e trasporto pubblico non è semplicissimo. Ecco, io chiuderei qui, non vi faccio vedere, ecco, solo l'ultimissima slide, proprio per il poco tempo. Proprio ieri abbiamo fatto, ieri e l'altro ieri, abbiamo fatto due incontri interessantissimi con i mobili manager scolastici, ragionando su come affrontare in maniera nuova la formazione in materia di mobilità sostenibile sia per gli istituti complessivi sia per i licei. Sono uscite fuori delle proposte molto interessanti, è stato un brainstorming molto utile, hanno partecipato una quarantina di mobili manager scolastici, quindi anche su questa materia ci si può lavorare in modo efficace. Sì. Grazie. Grazie, un grande lavoro è sicuramente stato svolto in questi anni, anche se non è stato, diciamo, non è emerso, comincia adesso a dare i suoi frutti, immagino. Grazie Andrea di Roma Mobilità e passo la parola a Valerio Piras che ci racconta di una cassetta degli attrezzi per i mobility manager. Grazie Giovanna, grazie per l'invito, ne approfitto per salutare i docenti, il professor Carrese, il professor Colleoni, Andrea Vasotto e anche tutti gli altri partecipanti a questo workshop.
procedo senza ulteriori, diciamo, perdite di tempo con la mia presentazione. So che state aspettando magari il termine del workshop, quindi cercherò di non perdere ulteriore tempo. E vi parlo della cassetta degli attrezzi del Mobility Manager che come Euromobility promuoviamo e ne abbiamo anche definito le specifiche tecniche. Racchiude 4 attrezzi, per così dire, strumenti e servizi utili alle aziende per i piani di spostamento casa-lavoro. Si inizia con un gioco, l'MM Game, nel quale si inseriscono alcune informazioni di base del proprio ente e si procede poi inserendo altre informazioni come la presenza o meno del Mobility Manager, e si riordinano in un primo livello del gioco le fasi del piano degli spostamenti, dopodiché si procede a riordinare le azioni, quindi entrando un po' più nel dettaglio, e ognuna di queste due fasi dà un punteggio, a seguito del quale si ricevono alcuni premi messi in palio da Euromobility, e si può procedere poi con il tool, che invece vediamo più avanti. Quindi abbiamo una prima fase in cui il gioco ci permette di valutare le nostre conoscenze sull'ambito del mobility management. Conoscenze che poi possono essere arricchite tramite il nostro training, che è, diciamo, il nuovo brand, il nuovo nome che diamo al consueto corso di formazione che come Euromobility ormai da 20 anni, 21 anni anzi, svolgiamo. E di cui vi lascio anche il link, però diciamo che l'abbiamo incluso in questo percorso in cui appunto inizialmente si valutano le proprie conoscenze e dopodiché si frequenta il corso per migliorarle. Una volta migliorate, noi mettiamo a disposizione due strumenti, uno di questi è il Survey, che analogamente ad altri software che già esistono, come ad esempio SurveyMonkey, permette di mettere in piedi un'indagine e somministrarla ai propri dipendenti. La particolarità è data che questo strumento arriva con un questionario già precompilato al suo interno, tarato sullo specifico periodo che stiamo vivendo. Qua vedete anche nello screenshot di esempio che ci sono alcune domande dedicate allo smart working, poi si parla di modalità di spostamento pre-Covid, durante Covid, post-Covid, quindi è già implementato un questionario che poi andrà, come diciamo sempre anche nella nostra formazione, tarato sulle specifiche esigenze dell'azienda, ma può costituire sicuramente una base più che valida sulla quale può impostare tutto la propria indagine. È possibile creare un numero infinito di indagini, quindi lo strumento è molto, molto versatile. Questa è l'interfaccia con la quale si presenta poi al dipendente in fase di compilazione, quindi molto snella e agevole. E possono essere poi visualizzati anche i risultati all'interno dello strumento stesso, oltre ovviamente a esportarli su Excel per delle analisi più approfondite. Qua vediamo in forma tabellare i risultati, ma sono disponibili anche in formato di grafici. Infine c'è il nostro MM Tool, che permette proprio la creazione, anche in maniera abbastanza schematica, però comunque la creazione del piano degli spostamenti vero e proprio. Qua vengono inserite, confermate alcune delle informazioni che erano già state inserite all'interno del gioco, che poi si incrociano anche con le voci di ripartizione modale, qualora fossero già disponibili. Vedete che è possibile anche aggiungere delle voci in più. In questo caso abbiamo dato una dignità ai monopattini. Dopodiché, in base alle informazioni inserite, c'è un algoritmo all'interno dello strumento che riordina le categorie di misure che sono già incluse, contenute all'interno dello strumento, in base a quelle più indicate per la specifica situazione nella quale si trova l'azienda che stiamo analizzando. Vedete, in questo caso ci sono le categorie di misure più consigliate, come le campagne di sensibilizzazione, gli abbonamenti del TPL a tariffa agevolata, quindi probabilmente ci troviamo magari in un ambito extraurbano, e anche la mobilità condivisa, dove si intende principalmente il carpooling, ovviamente, per le aziende. Quindi che dà sicuramente un aiuto su quelle che sono le categorie di misure consigliate per la specifica azienda. Dopodiché, all'interno di ognuna di queste categorie di misure, c'è tutta una serie di misure specifiche che vengono consigliate, tra le quali è possibile scegliere. Tra l'altro è una lista in evoluzione, perché noi mano a mano la popoliamo, insomma, con ulteriori misure che incontriamo nella nostra attività. E per ognuna delle misure che vengono inserite è possibile andare a definire tutta una serie di grandezze, come la data di implementazione, il costo di implementazione, delle eventuali note,
e poi anche le azioni di comunicazione connesse alla realizzazione di questa misura all'interno dell'azienda che stiamo analizzando. Vedete che anche qui ci sono delle categorie di azioni di comunicazione che vengono proposte e se ne possono specificare delle altre, ognuna con il dettaglio del costo e delle note. Stessa cosa per le azioni di monitoraggio poi connesse appunto alla valutazione della misura che è stata messa in campo. Dopodiché, come vedete in fondo alla schermata, è possibile confermare e scaricare un PDF che include già tutte queste informazioni in formato tabellare, che possono poi costituiscono il piano di il programma di implementazione, di comunicazione e di valutazione, che possono essere inclusi direttamente nel piano degli spostamenti casa lavoro. Vi parlo anche molto brevemente di Platform, che è una piattaforma al cui sviluppo abbiamo contribuito come Euromobility, che racchiude anche tutte le funzionalità che abbiamo visto finora, però le integra tra loro e ne fornisce di ulteriori. Ad esempio si ha un'interfaccia GIS, quindi permette di visualizzare alcune informazioni su mappa, e si caratterizza per la presenza di un lato area e un lato azienda, oltre a un lato anche dipendente, quindi a diversi livelli che si interfacciano tra loro, interagiscono, e permette quindi di affrontare un po' il tema della mobilità aziendale e in particolare la redazione del piano in maniera un po' più approfondita. Qui vi faccio vedere appunto alcuni esempi su mappa. Qui stiamo visualizzando le sedi dell'azienda. Questo è un esempio del questionario che ovviamente, avendo dato noi l'input sia per la cassetta degli attrezzi sia per Platform, è in qualche modo molto simile. Vedete anche qui l'approfondimento sullo smart working come esempio. C'è una serie di elaborazioni che viene effettuata in automatico dalla piattaforma, quindi i risultati sono immediatamente visibili in formato grafico, sia per il livello di mobility manager di area, aggregando o per singola azienda, sia al livello di mobility manager di azienda, aggregato per azienda o per singola sede. Dopodiché è presente anche in questo caso il modulo solutore, l'abbiamo chiamato, quello che nella cassetta degli attrezzi è definito MM Tool, che quindi aiuta con le categorie di misure consigliate. È presente anche un modulo di assistenza personalizzata di viaggio, che quindi va a suggerire al dipendente tutte le soluzioni di viaggio alternative all'uso dell'auto e anche l'auto stessa, ognuna delle quali caratterizzata dalle specifiche missioni connesse al suo utilizzo e ai costi anche, quindi permette di fare un confronto ragionato tra tutte le alternative di viaggio in un'ottica di assistenza di viaggio personalizzata. E infine è possibile anche visualizzare delle news, quindi il mobility manager di azienda le inserisce e il dipendente le visualizza nella propria home. Quindi c'è questo, si interfacciano i diversi livelli della piattaforma. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato sufficientemente sintetico e se ci sono delle domande vi rispondo in chat. Sì, ti ringrazio moltissimo, ci tenevo infatti che con la vostra esperienza portaste quello che effettivamente si può fare per questa attività. E passo subito la parola al successivo relatore perché avremmo dovuto chiudere ora, quindi siamo un pochino in ritardo, per presentare un altro approccio, sempre strumentale al Mobility Management. Passo la parola a Domenico Schillaci di WePush. Sì, salve. Grazie Giovanna per l'invito. Cercherò di essere super veloce, veloce tanto quanto Valerio, in maniera tale da non rubarvi altro tempo. Condivido subito lo schermo e faccio vedere velocemente una presentazione che ho preparato. Vi parlo io in 10 minuti scarsi di Move, che è il nostro servizio, la nostra startup, che è venuta fuori da un progetto di ricerca e innovazione finanziato tramite Horizon 2020. Io rappresento Push, che è stato il capofila di questo progetto Horizon, è un laboratorio di design basato a Palermo. Dai ottimi risultati che abbiamo ottenuto in questo progetto, abbiamo trasformato Move in una società, in una startup, in una B Corp, che avremmo lanciato sul mercato se non fosse stato per il Covid. Il concetto che noi cerchiamo di portare avanti con Move, di cui io sono appunto fondatore e CTO, è che il futuro della mobilità sia un gioco di squadra. L'abbiamo immaginato ragionando sul fatto che una mobilità sicura e sostenibile all'interno delle città è una necessità che abbiamo oggi, non è una cosa sulla quale si può aspettare. Per cercare di migliorare questa mobilità, renderla
più sostenibile, ma allo stesso tempo, a causa della crisi Covid, anche più sicura, è necessario agire fondamentalmente da due aspetti. Il primo è quello di cambiare le abitudini delle persone, il modo in cui le persone si muovono, scelgono di muoversi, quindi le abitudini, i comportamenti. Dall'altro, quelli che sono i piani, quindi il modo in cui le aziende, ma anche le amministrazioni pubbliche, decidono appunto di sviluppare quelli che possono essere i piani di mobilità o anche le politiche, diciamo, di mobilità urbana. E noi cerchiamo di fare entrambe queste cose dando la possibilità alle persone di giocare, quindi tramite un gioco. L'idea di Move, infatti, è un servizio che punta a trasformare la mobilità sostenibile in uno sport. E lo fa utilizzando elementi della cosiddetta gamification, quindi dell'inserimento di alcune dinamiche di gioco all'interno di un servizio che nel nostro caso permette alle persone di registrare i tragitti percorsi in maniera sostenibile, quindi a piedi, in bicicletta, con gli scooter elettrici o i monopattini elettrici, con i mezzi pubblici, con il carpooling, e in base alla distanza al mezzo scelto gli dà dei punti. Questa è una, diciamo, una meccanica di gioco abbastanza banale di gamification alla quale noi abbiamo aggiunto delle dinamiche di gioco per provare proprio a sviluppare uno sport che si gioca ovviamente muovendosi in città e che si costituisce da allenamenti in cui l'utente singolarmente deve cercare di migliorarsi, sfide con la comunità, quindi con gli altri utenti, e anche tornei a squadra nel quale noi facciamo partecipare aziende, università e anche città, con l'obiettivo appunto di trovare le comunità più sostenibili. E quindi tramite questa dinamica di gioco quello che cerchiamo di fare è trovare dei pretesti affinché le persone possano cambiare la loro percezione del muoversi e possano, attraverso le leve del gioco e del coinvolgimento, trovare delle nuove modalità, diciamo, per cambiare il modo in cui loro si muovono, facendo carpooling, prendendo l'autobus o muovendosi a piedi. Accanto a questo, l'altra parte, quella appunto che vi citavo legata ai piani, invece si fonda su un concetto fondamentale, che tutte le informazioni che noi andiamo a raccogliere, che sono legate agli spostamenti degli utenti, che tengo a sottolineare non sono tracciati continuativamente, ma devono decidere loro, pigiando play e pigiando stop, quando vogliono essere tracciati, quindi attraverso un'azione chiara, deliberata e cosciente, dal momento che è come giocare, quindi è un'azione di gioco, tutti questi dati noi li immagazziniamo, li ovviamente rendiamo anonimi, li anonimizziamo, li aggreghiamo e li trasformiamo in uno strumento che le aziende, le amministrazioni pubbliche, ma anche le organizzazioni come le scuole o le università possono utilizzare per riscrivere i propri piani di mobilità. Oltre a questo, noi offriamo la possibilità di monitorare l'impatto in termini di CO2 che viene risparmiato dagli utenti e quindi dalla comunità attraverso l'utilizzo della nostra app. Abbiamo anche la possibilità di coinvolgere direttamente gli utenti inviando appunto sempre tramite l'app dei sondaggi per raccogliere delle informazioni, dei pareri, eccetera, eccetera, come qui potete vedere. Quello che cerchiamo di fare quindi è mescolare sostenibilità e intrattenimento, provando appunto a utilizzare le leve anche del racconto dello sport, qui vedete le interviste che facciamo agli utenti, per appunto cercare di cambiare l'esperienza con cui le persone si muovono. Abbiamo la metodologia di impatto di CO2 certificata da RINA, quindi riusciamo proprio a stabilire i chilogrammi o le tonnellate di CO2 risparmiate a livello singolo, ma anche a livello di comunità, e anche trasformarli in carbon credit, quindi di stimare proprio l'impatto che una comunità che sta utilizzando Move riesce a ottenere. E in ultima analisi, i dati che raccogliamo li mettiamo a disposizione in maniera anonima e aggregata sotto forma di open data per la comunità, quindi li diamo ai comuni se ce li chiedono, alle università o alle aziende, naturalmente sempre i dati relativi alla propria comunità. Quindi dati che non fanno parte del nostro modello di business, assolutamente noi pensiamo che sia una risorsa da mettere a disposizione di chiunque ce lo chiede. I test del nostro progetto di ricerca ci hanno portato dei buoni risultati, perché la nostra app è stata scaricata circa 8.000 volte, con una percentuale di attivazione abbastanza alta, il 60%, che è abbastanza alta, e globalmente tutta la nostra sperimentazione ci ha permesso di registrare oltre 260.000 chilometri percorsi sostenibilmente da parte degli utenti che hanno giocato a Move. Ma la cosa più interessante è che gli utenti attivi hanno dimostrato una riduzione del proprio, diciamo, modal shift, delle emissioni del proprio modal split del 32%, quindi una riduzione, diciamo, sostanziale. Il nostro progetto si basa ovviamente su anche degli articoli scientifici, essendo un progetto di ricerca che abbiamo scritto, abbiamo preso anche dei premi internazionali che hanno un pochettino avvalorato la nostra ricerca. E quello che noi facciamo oggi è che offriamo
alle aziende, quindi aziende e organizzazioni, come vi dicevo, ma anche a scuole e università, la possibilità appunto di utilizzare MOVE e quindi di creare un team aziendale o universitario o della scuola all'interno del quale noi, diciamo, inseriamo tutti gli utenti, diamo la possibilità di giocare, creiamo delle dinamiche di gioco specifiche, customizzate in base ai bisogni delle diverse comunità, raccogliamo, calcoliamo gli impatti e realizziamo anche dei report in cui cerchiamo di monitorare appunto i risultati di mobilità. Lo facciamo fondamentalmente facendo leva sul concetto di responsabilità sociale di impresa, naturalmente, ma anche sui temi del welfare aziendale e del mobility management. E proprio su questo volevo spendere gli ultimi due minuti giusto per raccontarvi che noi abbiamo all'interno di MOVE una offerta specifica che è quello sui piani di mobilità aziendale di lavoro agile. Noi ovvero utilizziamo la nostra applicazione per raccogliere i dati e velocizzare il processo per redigere un piano di mobilità, un piano di spostamento casa lavoro, un piano di spostamento casa scuola o anche eventualmente un pola. Nel nostro sito abbiamo una sezione dedicata nella quale ovviamente spieghiamo quali sono gli obblighi della legge legati alle aziende o le organizzazioni, enti pubblici e privati, nei quali noi raccontiamo un po' la nostra esperienza. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare delle ricerche durante il periodo della pandemia, dalla quale è venuto fuori che gli intervistati sono stati 2-3 mila, se non sbaglio, del campione, sono detti disponibili dopo il Covid a modificare le proprie abitudini di mobilità e anche a, diciamo, convertirle in più sostenibili, e quindi raccontiamo un po', diciamo, il nostro approccio e soprattutto spieghiamo che tramite il nostro sistema siamo in grado di fare tutto, quindi i tre passi fondamentali, quindi mappare la domanda del trasporto attraverso un survey, analizzare i risultati utilizzando i nostri software e alla fine sintetizzabili all'interno di un report che può essere utilizzato per trasformare, per redigere un piano o aggiornare un piano di spostamento sia casa lavoro che casa università. Tutto questo è sviluppato appunto la nostra organizzazione, ci occupiamo di design, di ricerca e di innovazione da tanti anni, come ho detto proveniamo da Push, adesso ci siamo spostati in parte in questa nuova realtà e siamo convinti ovviamente che mescolando persone con diversi background si riescano a sviluppare soluzioni che possono veramente avere un impatto. Volevo giusto citarvi un paio di altre cose perché mi sono tornate in mente in base ai relatori precedenti. Abbiamo fatto un'indagine che è stata pubblicata da Wired relativamente al mobility management delle 14 città metropolitane che abbiamo riassunto qua in un articolo all'interno del nostro sito. Che fotografa un'istantanea in cui c'è ancora tanto lavoro da fare in tutta Italia, ovviamente partendo da città come Palermo in cui c'è pochissimo, ad altre in cui qualcosa si è fatto ma c'è ancora da fare. Questo lo incollo adesso in chat. E un'altra cosa interessante, durante il Covid abbiamo creato su Notion, che è uno strumento che serve per aggregare informazioni, una wiki per la mobilità sicura e sostenibile, integrando tutta una serie di risorse, sia per mobility manager, sia per policy maker o per chi offre servizi di trasporto. E all'interno di questa wiki avevamo appunto fatto questo sondaggio che vi ho citato e si chiamava mobilità post-Covid. Adesso l'abbiamo aggiornato, abbiamo chiamato mobilità ai tempi del Covid, poiché il post-Covid purtroppo ancora non lo stiamo vivendo, siamo ancora nel mezzo del Covid, nel quale abbiamo raccolto questi dati e nella indagine vedete proprio i risultati che abbiamo ottenuto, che ci hanno permesso, insomma, di capire di più cosa pensano le persone e soprattutto qual è la propensione al cambiamento, quale sarà la propensione al cambiamento successivamente alla fine della pandemia, con un focus specifico su Milano e Torino, perché abbiamo lavorato con i comuni che ci hanno dato la possibilità appunto di spingere questo sondaggio e far ricevere, diciamo, molte risposte da parte dei cittadini, dipendenti sia di enti pubblici che privati. Quindi, giusto per arricchire il dibattito che c'è stato, io questi link adesso ve li incollo in chat. Ovviamente anche io dico, compatibilmente col tempo, se avete delle domande sono ben felice di rispondere. Grazie mille per l'attenzione. Grazie a voi, sicuramente abbiamo cercato di concentrare in breve tempo tantissime cose, ma diciamo è un momento in cui secondo me è importante offrire la più ampia panoramica possibile sulle strategie che si possono mettere in campo per il mobility management. Io direi che se ci sono delle domande le raccoglieremo dalla chat e le gireremo ai relatori per eventuali risposte.
E per una bellissima conclusione direi che si è parlato di reti vi vorrei dire che l'impegno dell'ISPRA è quello sempre di mettersi in relazione con altri mobility manager per poter lavorare assieme. Stiamo cominciando a farlo con il Ministero dell'Ambiente e stiamo cominciando a farlo anche con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Forse non è facile proporre un questionario a tutti quanti che funzioni per tutte le realtà territoriali, perché le caratteristiche di queste organizzazioni sono diverse, però qualcosa si può fare forse appunto a livello strategico. Certo è che è un tema che per tornare a noi che siamo mobility manager nella pubblica amministrazione, in enti pubblici o che hanno relazione con e vincoli tipo pubblici, pubblico, è quello sempre di tenere conto di chi detiene il dato. Per noi è molto importante capire quale tipo di dato, chi detiene questo dato e come viene utilizzato. Molto importante anche, tornando alle primi interventi, ci ha fatto capire che nel pubblico il ruolo del mobility manager viene rafforzato se riesce ad entrare in relazione con gli altri organismi che si occupano di welfare e di organizzazione del lavoro, e quindi essere in relazione con il CUG piuttosto che contribuire al piano per le azioni positive, essere implementato per le proprie attività nel piano delle performance. Io aggiungo una cosa, le attività alcune attività del mobility management, insomma, che hanno a che fare con la mobilità dei dipendenti, sono state inserite nel primo report di sostenibilità dell'ISPRA. Insomma, tutti questi invece sono i temi aperti nella pubblica amministrazione. Non mi dilungo ulteriormente se non ci sono domande urgenti, come ho detto sono rimandate alle risposte che daremo, e saluto tutti per aver avuto la pazienza, la tenacia di ascoltare tutti questi interventi. Buona serata. Ciao Giovanna, grazie mille a te, sai. Ciao Katia, complimenti, è un grande lavoro. Saluto tutti i relatori, è stato un piacere. Arrivederci a tutti. Diciamo che una delle caratteristiche dei mobility manager è di essere entusiasti, se non ci credi non vai avanti. Ciao, grazie ancora per il video. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti, buona serata.